Buonasera, bentrovate, bentrovati. Mi chiamo Edoardo Cianfagna, sono un insegnante e a nome dell'Associazione Culturale Tina Modotti e degli amici coinvolti nell'organizzazione di questo incontro do il benvenuto al pubblico convenuto, ai nostri illustri ospiti, il professor Lucio Russo, alla mia destra, e il professor Varaldo, alla mia sinistra, che sono giunti da Roma, in realtà con una tappa da Bologna per un incontro analogo sul tema scuola e da Torino. Di questo vi ringrazio pubblicamente. Ringrazio anche il Comune di Brescia per la possibilità di incontrarci in questo spazio, favorendo la partecipazione della cittadinanza, di tutti coloro che hanno a cuore la scuola. Siamo convinti, infatti, che la scuola sia un bene comune, e che la sua qualità influenzi in modo profondo l'intera vita delle persone e la società nel suo insieme. Questa convinzione, cioè l'idea che la scuola sia un bene da proteggere, ci spinge ad approfondire a una discussione pubblica chiara ed anti-intellettualistica in funzione della scuola oggi, per capire se faccia bene il suo compito. Del funzionamento e delle finalità di un'istituzione centrale come la scuola si dovrebbe poter parlare impiegando parole precise e comprensibili, specie se quell'istituzione professa giustamente la propria democraticità. Stasera proveremo a farlo, consci del gran numero di persone coinvolte nel discorso sulla scuola: bambine, bambini, ragazze, ragazzi, famiglie, insegnanti, personale tecnico e dirigenti impegnati in un'opera educativa e formativa tanto decisiva e complessa da far sembrare indiscutibile il loro impegno. Eppure crediamo che anche quell'impegno possa essere discusso criticamente, perché, chi insegna lo sa bene, l'impegno non basta a fare la qualità del lavoro. Anzi, può succedere che l'impegno si traduca in spreco di energie e di risorse, se il lavoro è male impostato o male indirizzato. Vorremmo capire se le teorie sulla scuola che si sono imposte negli ultimi decenni siano, come disse Hannah Arendt, solo un incredibile guazzabuglio di idee sensate e di assurdità, oppure se siano il risultato, in parte imprevedibile, di tanti diversi contributi privi di una vera unità di intenti, anche a livello ministeriale. Se rispondono ad una tendenza generale ed inevitabile come la trasformazione della società di cui la scuola deve farsi interprete, se siano la realizzazione di vecchi progetti di altra natura, politica, utopistica, rimasti inespressi o persino inconsci, o se siano altro ancora. Vorremmo capire se oggi abbia ancora significato una scuola che persegua l'apprendimento accurato degli strumenti di base, leggere, scrivere, fare di conto, e poi lo studio della storia, della geografia, della matematica, della geometria, del disegno, della fisica, del diritto, dell'opera dei grandi pensatori, letterati, scienziati ed artisti, oppure se ci sia bisogno di altro, non perché quelle cose non contino, ma perché c'è qualcos'altro che conta di più. Sarebbe nostra intenzione evitare di parlare di scuola come se le ragioni delle recenti teorie educative o pedagogiche, le ragioni di certe scelte di politica scolastica si spiegassero da sé, fossero ovvie, di per sé evidenti. Infatti per noi non lo sono per nulla. Faccio qualche esempio. Vorremmo comprendere se sia vero che una scuola che insegni a fare, pensando al mondo del lavoro, promuovendo apprendimenti che partano, come si dice di solito, dall'esperienza diretta dei discenti, sia migliore di una scuola che dia peso alla teoria, che insegni la conoscenza disinteressata, che promuova l'intelligenza di cose che appaiono inutili o lontane. E vorremmo comprendere se sia giusta la logica secondo cui la scuola seconda e segue i cambiamenti, i modi della società, della comunicazione di massa o delle aziende, facendoli propri, anziché fare l'esatto contrario, cioè fare la scuola che dà forma al cambiamento, che promuove ed introduce nella società le trasformazioni e l'innovazione, a partire dalla trasformazione del modo di pensare di chi frequenta le sue aule. Vorremmo capire perché l'uso della tecnologia nella scuola è subito diventato l'emblema del bisogno della scuola di apparire al passo col cambiamento,
Qualcuno ha addirittura sostenuto che il linguaggio verbale nella scuola dovrebbe essere sostituito dal linguaggio visivo e multimediale. Qui penso a un vecchio dibattito tra l'allora ministro Berlinguer e il professor Giorgio Israel. Vorremmo comprendere perché da qualche decennio si discuta di metodi di insegnamento più di quanto non si parli dei contenuti da apprendere. E perché la didattica trasmissiva, cioè quella che si impernia sul passaggio di conoscenze da chi le ha a chi non le ha, sembra divenuta inadatta ai bisogni di scolari e studenti. Un tempo era richiesto che gli insegnanti fossero esperti di una certa disciplina. Oggi il profilo richiesto assomiglia più a quello di mediatori o facilitatori dell'apprendimento spontaneo di abilità e competenze. Avremo bisogno di capire quale sia il presupposto dell'espressione successo formativo garantito. Qui faccio riferimento all'articolo 1 del DPR 275 che risale ancora al 99. Cioè l'idea non ancora attuata per intero, ma certo penetrata nella sensibilità di molte persone fuori e dentro la scuola, secondo cui bocciare, rimandare, dare valutazioni insufficienti è comunque sbagliato, anzi una dichiarazione implicita di fallimento da parte della scuola stessa. Vorremmo capire se sia possibile la crescita rendendo agevoli ai bimbi e ai ragazzi le cose che non lo sono, ovvero rimuovendo quegli ostacoli di concetto che richiedono uno sforzo di adeguamento alla realtà. Insomma, vorremmo capire se sia possibile una crescita senza la crisi. Vorremmo capire se sia un bene che nelle scuole si allunghi di continuo l'elenco delle difficoltà che i medici certificano come patologie, quasi fossimo incapaci di accettare la diversità tra le persone senza che qualcuno le classifichi per noi. Fino a che punto la disseminazione di profili patologici tra gli allievi migliora il complesso delle relazioni educative, migliora la qualità dell'insegnamento? Non c'è il rischio di diffondere la cultura del falso aiuto, della facilitazione a oltranza, al punto magari da offendere e ledere i diritti di coloro che di sostegno ed aiuto straordinario hanno davvero bisogno? Vorremmo capire se abbassare il livello culturale nella scuola per tenere dentro tutti, come si dice, possa essere la soluzione al grave problema italiano del precoce abbandono degli studi da parte di molti ragazzini. Vorremmo anche capire se abbia ancora significato parlare di capaci e meritevoli, come è scritto in Costituzione, nella scuola. E se promuovere scolari che 30 anni fa forse non sarebbero stati promossi contribuisca a risolvere o quantomeno limitare l'altro grande problema italiano, quello della bassissima mobilità sociale. Parlo del fatto che, stando alle statistiche, oggi in Italia i figli delle famiglie meno dotate economicamente e culturalmente sono per lo più destinati a rimanere nelle stesse condizioni di affitto. Proprio stamattina è uscita un'altra indagine, i dati del Censis, che confermano questa tendenza, che in Italia è più forte che altrove. Proveremo a discutere alcune di queste cose. Certo, non possiamo pretendere che l'intera società si impegni nel dibattito sulle funzioni della scuola, ma a noi pare che le cose siano andate altrimenti. L'impianto della scuola di 60 anni fa, segnato da difetti che pure dovevano essere emendati, è stato modificato da una lunga serie di provvedimenti non discussi pubblicamente, ma dati per intesi. Ci pare che questi provvedimenti abbiano spesso tradito un difetto d'analisi critica rispetto a ciò che doveva essere aggiustato e ciò che doveva essere salvato. Il filosofo della scienza Karl Popper scrive: «Non penso che possiamo mai liberarci completamente dai vincoli della tradizione. Siamo tuttavia in grado di liberarci dai tabù di una tradizione e possiamo farlo rifiutandoli o accettandoli, ma sempre criticamente». A questo scopo dobbiamo innanzitutto avere con chiarezza davanti a noi una certa tradizione e dobbiamo comprendere da un punto di vista generale quali possano essere la funzione e il senso di quella tradizione. Dunque, se un dibattito sui fondamenti della scuola che ci vuole c'è stato, è passo un dibattito riservato a titolati di metodologia. Le loro idee non sempre convincono. Da una parte descrivono l'apprendimento come processo astratto, penso al mantra dell'imparare a imparare, e dall'altra sottolineano il primato delle competenze e delle esperienze pratiche. Da una parte ingigantiscono il peso dei fatti, dell'imparare facendo,
dall'altra trascorrono il fare come quotidiano scolastico, che è il primo laboratorio di esperienze di vita concreta. Fare i compiti, fare lo zaino con i materiali, non fare ritardi e assenze, fare silenzio, fare attenzione. Insomma, gli specialisti non danno sempre l'impressione di avere le idee chiare, oppure di saperle chiarire agli altri. Poco ascolto è stato dato agli insegnanti, ai genitori che avessero qualcosa da dire, agli uomini di cultura in senso lato, anche quando la denuncia di un pericoloso impoverimento culturale degli scolari e degli studenti è stata più che aperta. Allora, ne parliamo con il professor Russo, Lucio Russo, che è uno storico della scienza, fisico, esperto in meccanica statistica e calcolo delle probabilità. Ha insegnato a Napoli, a Modena, a Princeton, a Roma Tor Vergata. Ha lavorato sulla teoria della percolazione, ma anche a progetti applicativi, come i sistemi automatici di ricostruzione di immagini e di riconoscimento automatico di forme. Mi corregga se sbaglio, eh? Si è occupato di scienza in epoca ellenistica e dei suoi rapporti con la scienza moderna, quindi anche uno storico della scienza. Questi suoi studi sono confluiti nel bellissimo volume La rivoluzione dimenticata, pubblicato da Feltrinelli nel 96 e poi tradotto in molte lingue. Tra le sue molte altre pubblicazioni ricordiamo qui il pamphlet Segmenti e bastoncini, che è uscito per Feltrinelli nel 98, che tratta di didattica e di processi di riforma nella scuola e che io personalmente trovo ancora molto attuale. Ne parliamo anche con il professor Lorenzo Varaldo, che è dirigente scolastico a Torino dopo essere stato maestro elementare per 29 anni. Ha un percorso di studi di tipo umanistico ed è coordinatore del Manifesto del Cinquecento, oltre che di un comitato, no? Di collegamento per la difesa della scuola pubblica, che è un'associazione nazionale di insegnanti e genitori in difesa della scuola pubblica. Dagli anni 90 si occupa di problemi di pedagogia, psicologia e psicanalisi ed è autore del libro La scuola rovesciata, edito nel 2016. Questo è il testo del professor Russo e questo è il testo del professor Varaldo. Chi vuole iniziare? Dunque, allora, grazie di questo invito, di questa presentazione. Io penso di dire poche cose, spero che poi ci sia un dibattito. In genere in queste occasioni la parte più interessante è sempre il dibattito, insomma, preferisco rispondere più che fare enunciazioni così. Volevo dire poche cose. Una delle cose, il professore Gianfano ha dato una scaletta, diciamo, una mail, insomma, uno dei punti che sottolineava, di cui secondo lui sarebbe stato opportuno parlare, era il presunto primato del fare, della pratica rispetto al sapere teorico, diciamo, che viene in qualche modo imposto dalle direttive ministeriali. Ecco, io volevo sottolineare una cosa che mi sembra importante e che i principi guida, diciamo, seguiti dalle riforme della scuola negli ultimi 30 anni, direi, forse anche di più, però particolare negli ultimi 20, come dire, vi sono, contengono elementi condivisibili, insomma, questo li rende più pericolosi, cioè credo in questa esigenza di dare peso, diciamo, alla pratica rispetto alla teoria, ci sia la giusta esigenza, diciamo, di correggere una tendenza di astrattezza, diciamo, dell'insegnamento tradizionale, questo è innegabile. Allora volevo fare l'esempio della matematica, che mi è più familiare, più vicino, insomma. Cioè, quando si insegnava matematica, non so, quando ero studente io, per esempio, cosa si insegnava? Beh, io credo che la parte più importante, diciamo, della matematica si insegnava nelle scuole secondarie fosse la geometria euclidea, allora. Si insegnava a dimostrare teoremi, si capiva cos'era un postulato, cos'era una dimostrazione. E questo era un insegnamento che aveva un grande valore formativo, io credo, però aveva un difetto, e scarseggiavano le applicazioni. La situazione era ancora peggiore per l'algebra, insomma. Quando si dividevano i polinomi non si capiva perché mai si dovessero dividere i polinomi, che serviva. E quindi è comprensibile, io credo, che ci sia una tendenza a rovesciare questa cosa, di dire,
Passiamo al problem solving, cioè l'importante è saper risolvere problemi concreti e applicativi. Ora, il rischio di questa cosa, allora volevo sottolineare due cose. Primo, che se la geometria era poco applicata, questo era un difetto, diciamo, della didattica nostra, non della geometria in sé, insomma. Cioè la geometria era nata proprio per esigenze applicative, insomma, ed aveva moltissime applicazioni. Poi queste applicazioni le erano state sottratte, perché per esempio non si studiava più ottica geometrica, non si studiava più geografia astronomica, non si stavano più una serie di questioni. Non so, la geometria in antichità aveva anche applicazioni sistematiche alla meccanica, per esempio, invece adesso la meccanica si fa in modo analitico, senza, evitando le visualizzazioni, che è negativo. Quindi si rischia che invece di recuperare le applicazioni, di dimenticare il metodo dimostrativo. In questo modo, diciamo, si regredisce a una forma di prematematica che è molto più antica di quella della geometria euclidea, insomma. Cioè l'idea di limitarsi a risolvere problemi pratici era l'idea che c'era, per esempio, nelle scuole per scribi dell'Egitto faraonico, insomma, quindi presentarla come un'assoluta novità, diciamo, perlomeno paradossale. Ora, naturalmente uno degli aspetti è privilegiare il saper fare sul sapere teorico è quello del discorso, viene sempre ripetuto, del sostituire. Ieri partecipavo a una riunione simile a questa a Bologna e c'era un ispettore che era più moderato, diceva accostare, diciamo, complementare, diciamo. Però una volta si diceva sostituire le competenze alle conoscenze, cioè miniamo le conoscenze, sviluppiamo le competenze. Anche questo, per esempio, è un discorso che ha una sua parziale validità. Io credo che l'assurdità sta soprattutto nell'estenderlo meccanicamente, diciamo, a tutti gli ambiti disciplinari. Se io devo fare un corso di elettronica o di programmazione, è chiaro che devo sviluppare delle competenze specifiche, insomma, poi potrò valutare cosa il ragazzo da fare. Ma se devo fare un corso di storia antica, applicare lo stesso sistema, dicendo quale competenze si ha nella conoscenza della civiltà mesopotamica, non è ben chiaro che cosa significa, si fanno delle acrobazie, diciamo, oppure se io studiavo la letteratura italiana, che sì, per quale competenze per scrivere romanzi sarebbe bello, insomma, ma è chiaro che quello che si pensa è un apprendimento di tipo diverso. Ecco, io credo che questo sia stato uno dei problemi. Per esempio, io credo che l'università sia peggiorata moltissimo in seguito all'imposizione del schema 3 più 2, insomma, rispetto allo schema precedente, è stato un crollo. Questo non significa che in certe situazioni non fosse utile, probabilmente era utile in certe situazioni istituire dei corsi triennali, che però dovevano essere istituiti là dove al corso triennale corrispondeva uno sbocco lavorativo serio e esistente, diciamo, no? Fare una laurea triennale in matematica non ha altro sbocco lavorativo che iscriversi agli anni successivi, insomma, e quindi non ha molto senso. Se poi uno si accorge che il triennio è considerato pseudo professionalizzante, per cui anche lì diminuiscono gli insegnamenti teorici rispetto a quelli applicativi, e il biennio è considerato specialistico, questo significa che si sottraggono le basi dell'insegnamento sia da una parte che dall'altra, quindi in 5 anni si impara molto di meno di quando si imparasse in 4, diciamo, 20 anni fa, e questa è la situazione attuale. Ecco, io non so se accennare al problema delle cause, insomma, forse qualcosa bisognerebbe dire, perché ne parlava anche il professor Gianfranco prima, diciamo, a cosa è dovuto tutto questo. Quel mio vecchio libretto che stavo citando, io cercavo di suggerire una risposta di tipo, diciamo, strutturale, di cui sono ancora convinto, insomma, che però pochi erano colto tra i lettori di quel libro. Cioè io credo che ci sono delle cause oggettive, ecco, non è solo la malafede, la stupidità, diciamo, di certi politici, insomma. È una delle cause oggettive è che lo sviluppo dell'economia, concentrando, come dire, la produzione in pochi centri, ha dilatato il bisogno di competenze. No, se tutta la produzione è accentrata in pochi centri, spesso fuori dall'Italia, insomma, per esempio c'è un crollo, diciamo, nelle facoltà di ingegneria, di competenze. Perché? Perché gli ingegneri più delle volte si non devono fare altro che applicare del software comprato altrove, diciamo, in modo meccanico, insomma, e siccome gli studenti di ingegneria lo sanno, finiranno a fare questo,
sono più restii a imparare la sì matematica di quando non fossero i loro genitori, diciamo, i loro nonni. E quindi c'è un abbassamento della richiesta di competenza da parte del mercato del lavoro. Credo che questo sia un problema oggettivo. E quindi, diciamo, studi impegnativi servono, come dire, non assicurano più automaticamente, diciamo, un posto di lavoro ben retribuito, perché il bisogno, diciamo, di supercompetenti è molto esiguo, e per gli altri, se poi devono andare a fare i venditori, insomma, non c'è molta differenza, insomma, se sanno bene l'analisi matematica o se non la sanno, insomma, no? Quindi, per esempio, moltissimi ingegneri si trovavano semplicemente a non fare il lavoro di progettazione, no? Ma dover gestire delle situazioni, perché hanno inventato i corsi di ingegneria gestionale, che sono qualcuno ibrido, diciamo, tra l'ingegneria, l'economia, non si capisce bene cos'è, insomma. E questo credo che sia un problema oggettivo a cui bisogna riflettere, insomma, non è una questione banale. E volevo accennare brevemente, io farei un primo intervento breve, poi magari se c'è un secondo giro, diciamo, nel frattempo ci sollevano altre questioni. L'altra questione è molto importante, che è stata sollevata nell'introduzione, è quella del successo formativo garantito, se volete, no? Cioè il fatto che in pratica non c'è più selezione a scuola. E questa cosa viene in qualche modo presentata come una democratizzazione della scuola, no? E si dice che una volta, appunto, la scuola avevano certi tipi di scuole che davano accesso, diciamo, all'università, erano riservati cieli privilegiati, adesso la scuola si è democratizzata, dopodiché bisogna democratizzarla anche promuovendo tutti, diciamo, assicurando il diploma a tutti e così via. Il risultato è che una volta, diciamo, la scuola aveva anche una funzione di mobilità sociale, diciamo, cioè di promozione sociale, e adesso non c'era più, cioè adesso non c'è nessuno, adesso, diciamo, il proprio status sociale dipende solo dalla famiglia di origine, non può essere più migliorato grazie all'impegno scolastico. Io voglio fare un esempio, fatto parecchie altre volte, però mi ha molto colpito, che riguarda la scuola di fine 800, che è considerata una scuola classista, no, reazionaria. E pensavo ai quattro fratelli Corbino che hanno frequentato la scuola da fine 800, insomma, che erano figli di un pastaio, se ricordo bene, e però non andavano tutti altrettanto bene a scuola. Urso Mario Corbino, diciamo, andava molto bene, finito a fare il fisico, è stato quello che ha fondato il gruppo di via Panisperna, diciamo, è stato ministro. E un fratello, Epicarmo Corbino, è stato ministro anche lui, ed è un economista. Avevano un fratello che ha fatto il maresciallo dei carabinieri per tutta la vita, insomma, perché a scuola andava meno bene. E un quarto fratello è emigrato negli Stati Uniti e è molto povero. Ora, questo significa che non è vero, diciamo, che a fine 800 la scuola era riservata ai privilegiati ed era impossibile, diciamo, per la scuola come strumento di promozione sociale. Era difficile, diciamo, per una persona, però c'erano molte occasioni in cui grazie ai successi scolastici si riuscì a cambiare radicalmente il proprio stato. Ora io non conosco nessun ministro che abbia un fratello maresciallo dei carabinieri, insomma, no? Non so se voi lo conoscete, insomma, credo che sia così, oppure che abbia un altro fratello che è un emigrato povero. E quindi l'effetto, diciamo, del garantire tutti il diploma significa impedire, tra i vari strumenti, diciamo, con cui si può avere successo professionale e sociale, togliere quello del merito scolastico, insomma, e quindi si lasciano soltanto strumenti diversi che tutti conosciamo, insomma. E questo mi sembra anche un aspetto importante. Ecco, ci sarebbero molte altre cose da dire, tra l'altro io credo uno dei motivi per cui sono state messe in crisi il sapere teorico, sono motivi, come dire, prettamente culturali, interni alla cultura teorica, insomma, che è entrata in crisi nel Novecento. Questo però forse è un discorso che non si può affrontare in questa sede, insomma, però è importante tenerlo presente. Volevo dire qualcosa sulle tecnologie, sul rapporto con le tecnologie. E lì, per esempio, ci sono anche molti, come dire, aspetti fuorvianti delle parole d'ordine, cioè quando si parla dell'apprendimento spontaneo dei ragazzi, insomma, è chiaro che è una presa in giro, secondo me, perché
lo spontaneo significa imparare, diciamo, una volta dalla televisione, adesso da internet, dallo smartphone, il che significa eliminare la mediazione dalla scuola, diciamo, e avere direttamente i media che formano i ragazzi, insomma, senza più la mediazione scolastica. Ora, questo naturalmente comporta un drastico peggioramento della formazione. Cioè internet, per esempio, è chiaro che uno strumento può essere utilissimo, fondamentale, insomma, io lo uso continuamente, però per poterlo usare in modo serio bisogna avere capacità di valutazione e di scelta, insomma, si trova anche qualunque sciocchezza si trova in internet, insomma, e non si può insegnare o imparare a usare in modo intelligente, con capacità di scelta e di valutazione, soltanto navigando in internet, insomma, questo mi sembra una cosa evidente. Quindi la scuola non può, come dire, limitarsi a fare un'assistenza passiva ai ragazzi che navigano, insomma, ma deve fornire quegli strumenti culturali che permettono poi di usare, diciamo, anche la rete in modo attivo e consapevole. Io volevo fare un esempio, forse banale, insomma, però mi è capitato di anni fa, poi mi sono stancato per la verità, di lavorare un po' su Wikipedia, insomma. Scusa, io dico Wikipedia, tutti gli altri dicono Wikipedia, però a me dà molto fastidio, insomma, perché secondo me esistono regole di coerenza interna della lingua, insomma, paideia in italiano diventa pedia, insomma, chi dice Wikipedia dovrebbe dire enciclopedia, ortopedia e così via, insomma, se no si perde la coerenza della lingua. Ora, quello che succede è che Wikipedia diventa una fonte di molti studenti, insomma, perché se devono fare le loro ricerchine, devono studiare, fanno la ricerchina su Google e tre volte su quattro quelli portano la luce di Wikipedia, insomma. Ora, una cosa che secondo me potrebbe essere utile fare a scuola è farle scrivere la luce di Wikipedia ai ragazzi, insomma. Perché questo non solo darebbe, come dire, un'occasione di arrivare alle fonti, di capire come si scrive una voce, ma li renderebbe anche più critici rispetto alla lettura poi di altre voci che si trovano a consultare. Che possono capire che sono state scritte magari da un ragazzo come loro e ci può essere anche una sciocchezza, insomma, no? Mentre se viene usato la rete solo in modo passivo e mai in modo attivo, diciamo, questo è chiaro che abbassa il livello di comprensione, il livello proprio di capacità. Ecco, questo poi è strettamente legato a un'altra cosa, cioè le nuove tecnologie non vanno solo usate passivamente, andrebbero anche programmate, costruite, insomma, quando la tecnologia, le nuove tecnologie è uscita dall'Italia, poi è nata la passione per l'uso passivo, da utente, e sono fatti contrabbandare per esperti di nuove tecnologie, quelli che avevano esperienza di venditore sostanzialmente delle nuove tecnologie, visto che nessuno più aveva esperienza di progettista. Ora probabilmente è troppo tardi per riprendere, diciamo, la possibilità di fare produzione di hardware da un certo livello, però almeno il software bisogna poterlo fare anche qui, diciamo, in modo degno, insomma, questo mi sembra una cosa essenziale, no? Ma io per adesso finirei qui, poi magari se ci sono, mi riservo un secondo intervento. Bene, ma intanto vi ringrazio di questo invito perché mi fa molto piacere naturalmente, ma è una delle prime occasioni nelle quali non semplicemente presento il libro, ma si discute di temi, grazie al fatto anche che ho scritto questo libro e che quindi si è entrati in contatto con realtà, con insegnanti, con associazioni, con persone che in qualche modo vogliono resistere o si pongono il problema di quello che sta succedendo nella scuola, e quindi per me è l'occasione appunto di un confronto, di andare avanti, non semplicemente fermarsi all'esposizione di quello che ho scritto. Io penso, alcune questioni sono state toccate da Lucio Russo adesso, io penso che queste domande che sono state poste un po' come traccia stasera, sono state anche elencate un po' nella presentazione, ho cercato un po' il comune denominatore di queste questioni e penso che una prima questione sia questa: siamo stati di fronte per molti anni a un enorme inganno che si è fondato, come è stato detto prima, su delle ambiguità, su degli ammiccamenti, su una seduzione molto grossa.
un'opera di istruzione enorme è stata fatta sulla scuola e sulla società. E per farla era necessario partire da delle cose in qualche modo sentite come dei problemi, in qualche modo avvertite come qualche cosa che andava affrontato. Faccio qualche esempio. Per esempio, la seduzione è partita, l'inganno è partito sul, grossa espressione che c'è ancora adesso, sviluppare lo spirito critico. Chi è che può essere al contrario a sviluppare lo spirito critico? Chi è che può non vedere nella scuola nozionistica, nella scuola impositiva, nella scuola selettiva, se vogliamo, comunque semplicemente fondata su una ripetizione di contenuti, un elemento positivo? Tutti hanno vissuto la loro scuola, anche la loro esperienza, hanno detto no, ma io vorrei una scuola che sviluppa di più il senso critico, eccetera, eccetera, no? E quindi si è partiti da lì, per poi svuotare completamente di tutto quello che può fondare uno spirito critico. Perché lo spirito critico non si fonda su nulla, si fonda sul conoscere e sul poter criticare. Se io tolgo completamente la conoscenza e lascio lo spirito critico, così come un'entità astratta, resta niente praticamente, resta la critica del nulla. Oppure un'altra grossa seduzione, mettere la persona al centro, ecco, colpisce, a parte che già ha qualche cosa di, come dire, più ideologico, più religioso anche per certi aspetti, però colpisce per esempio le famiglie, no? Ah, mio figlio verrà messo al centro. Allora, veramente nella scuola la cosa più importante è che tuo figlio sia al centro, che tuo figlio sia con gli altri, che viva anche la frustrazione che non è al centro, che non è il centro del mondo, anche educativamente parlando, no? E per questo si riallaccia a quello che è stato detto, no? La cultura della facilitazione, eccetera, eccetera. Questo fa parte, però la cosa rammiccante, no? Mio figlio viene messo al centro. E l'insegnante al quale, magari anche l'insegnante in buona fede, al quale sfuggono molti ragazzi e che ha l'impressione di insegnante in gamba, l'insegnante che ci tiene, che ha l'impressione che molti bambini o molti ragazzi, con molti ragazzi non si abbia presa sull'insegnamento, sull'apprendimento. Allora avrò un metodo per aver presa su di lui. E in realtà questo è stato usato per demolire completamente i programmi nazionali, cioè il territorio comune per tutti, che erano i livelli che tutti dovevano raggiungere, bene o male, almeno all'interno di un certo territorio culturale, cioè che erano una garanzia di uguaglianza, o perlomeno erano una meta, un obiettivo di uguaglianza e quindi appunto di democrazia. Un'altra espressione, forse la madre di tutti, è la lotta al nozionismo, ne parlavamo prima mangiando un boccone, perché che può essere per il nozionismo? Dobbiamo combattere il nozionismo, peccato che si sia buttato via insieme volutamente la nozione, cioè la conoscenza, e si sia fatta apposta questa confusione, per questo dico un enorme inganno. La confusione tra la nozione, tra il sapere, tra il conoscere e il nozionismo ha portato alle estreme conseguenze, può essere anche l'autismo, può essere nessun rapporto con quello che si sa. Ok, se tu non hai nessun rapporto con quello che conosci, è nozionismo pure, non serve a niente, non serve alla persona, da nessuna interiorità, nessuno sviluppo, nessuna crescita umana, da tutti i punti di vista e per gli altri. Ma insieme si è buttata via la nozione. Una delle cose, io per esempio arrivo dalla scuola primaria, dalla scuola elementare, come è stato detto prima, è di nuovo una scuola del fare, cioè la scuola attiva. Qui persino si è usato Dewey per fare la scuola in cui il bambino dovrebbe autocostruirsi tutto, l'insegnamento non c'è più, la teoria non c'è più, il sapere non c'è più, c'è solo più il fare per non arrivare a nulla, no? Leggevo ancora in questi giorni, guardavo un po' delle programmazioni che mi arrivavano dagli insegnanti,
è pieno di cose che vengono copiate di qua, messe di là, eccetera. Io non sono poi un preside che va lì a correggere, a vedere tutte le cose, l'importante poi è quello che si fa in classe, molte cose si devono fare anche burocraticamente. Però tra tante parole vuote c'erano proprio queste, no? Per esempio a un certo punto si diceva che l'obiettivo era saper leggere globalmente. Globalmente cosa vuol dire leggere globalmente? No, vuol dire qualcosa. Vuol dire che l'insegnamento metodico della lettura e della scrittura in prima elementare è rimesso in causa e che le teorie dell'apprendere da soli, rimanendo a un livello globale della lettura, senza preoccuparsi, alcuni lo teorizzano, senza preoccuparsi se uno qua legge San Benedetto o se legge Bottiglia, qua c'è scritto San Benedetto, ma se legge Bottiglia non importa, è la sua percezione, poi a poco si renderà conto mettendo insieme le cose, eccetera. Quindi l'apprendimento costruito secondo uno schema di insegnamento, eccetera, eccetera, però sostituito da un apprendimento appunto di tipo globale, vuoto, che si fonda anche magari su dei metodi che volevano essere innovativi rispetto ad altri che erano più nozionistici, ripetitivi, eccetera, eccetera. Ma che anche in questo caso, anche su un esempio così specifico, sono stati portati alle estreme conseguenze e sono stati usati. Quindi un enorme inganno. Adesso si potrebbe continuare da questo punto di vista. Per esempio, una cosa di fondo è quella che a cui si fa riferimento quando si dice la scuola delle facilitazioni, la scuola che nega le rotture, la scuola della continuità. Io mi ricordo quando all'inizio degli anni 90 per la prima volta avevo sentito questa cosa, io ero un maestro, e sentivo questa questione della scuola della continuità educativa. Oggi la analizziamo rispetto al fatto che per esempio negli istituti comprensivi, un fatto molto, se vogliamo anche marginale, voglio dire, ma dall'idea, ecco, negli istituti comprensivi si passa dalle elementari alle medie con lo stesso preside, con lo stesso ambiente molte volte, con lo stesso clima, e questo non è che sia positivo sempre. Per esempio, io ho dei ragazzini alle elementari che avrebbero proprio bisogno di rompere con un certo ambiente, di ricominciare e di cambiare, di rimettersi in gioco e di poter anche azzerare. Ma non è solo su questo, la crescita è fatta di salti e di rotture, oltre che di continuità naturalmente. Ma la continuità è molto rassicurante, è molto materna in un certo senso, no? E con questo si evita tutte quelle esperienze che sono invece non necessariamente traumatiche, ma che mettono la persona di fronte a delle difficoltà, di fronte a dei salti di qualità. Per esempio, il saper gestire le frustrazioni, saper gestire le difficoltà. Oggi abbiamo dei fenomeni che anche solo 3-4 anni fa non c'erano, tutte queste famiglie che comunicano su WhatsApp, che si scambiano in questi gruppi, cioè ci sono tante componenti. Una è questa: non riesco minimamente a gestire a livello familiare e a livello di bambino, a livello di ragazzino, la frustrazione, la difficoltà, il come affronto, ma tu come hai fatto questo, come hai fatto quell'altro, ma l'hai salito, tutto un... che è diseducativo ben al di là, se vogliamo, secondo me, semplicemente della scuola e dell'istruzione, ma principalmente per la scuola e per l'istruzione. Io penso che per arrivare a fondo però di questo processo sia necessario rimettere in causa il mestiere di insegnante a un livello ancora più grande di quello che non è stato fatto. Per questo nell'introduzione si diceva, un altro input che è stato dato, l'insegnante che viene chiamato facilitatore, che viene chiamato tutor, che viene chiamato in un altro modo. Perché finché l'insegnante va ancora in casa, nonostante dopo verrò dopo sui danni, che secondo me sono enormi, di queste cose, potrei parlare a lungo, ma insomma faccio un accenno alla mia preoccupazione anche in particolare per il segmento di scuola elementare media che conosco di più. Però al di là di questi, tutti questi danni che ci sono, finché l'insegnante va ancora in classe
e insegna in qualche modo, quest'opera non è portata veramente alle estreme conseguenze. C'è la tendenza, un po' per un'inerzia del sistema, e un po' per l'indole, per la vocazione, per quello che è l'insegnante. Finché è insegnante, si chiama insegnante, entra in classe e tende a insegnare. E questo, benché si siano fatti dei passi enormi, è ancora un ostacolo alla distruzione totale della scuola. Per questo ci troviamo poi di fronte comunque, a volte, spesso, per fortuna, dei ragazzini che poi, nonostante tutto, invece sviluppano degli interessi, che hanno delle conoscenze, eccetera, eccetera. È vero che il livello si è molto abbassato, ne sono molto preoccupato, ma il processo non è concluso. Lo dico per mettere in allerta sul fatto che uno dei noccioli fondamentali è questo. Dopo aver stravolto il ruolo delle famiglie, il ruolo della scuola, dei programmi, il ruolo degli esami, eccetera, eccetera, però bisogna arrivare a distruggere il mestiere di insegnante fino in fondo, più di quanto non sia stato fatto. Una parola sulla democratizzazione della scuola, su questo fatto che mi ha giustamente ricordato prima, se la scuola del 800 era democratica o non era democratica. Io penso che si debba evitare qualunque tipo di nostalgia per scuole del passato, però si debbano studiare seriamente, con attenzione, cos'era la scuola gentiliana, cosa non era, cosa rappresentava, quali erano i pregi, i difetti, eccetera, eccetera, e così le scuole successive. Un grosso equivoco, di nuovo, di seduzione e di inganno, è proprio quello di aver fatto credere che la promozione o l'avanzamento, la facilitazione, eccetera, eccetera. Laddove il primo elemento di democrazia è invece proprio il sapere, e il sapere cose difficili. Se uno non usa i congiuntivi, c'era una pubblicità qualche anno fa, ma non molto, 2 o 3 anni fa, uno si presentava a un colloquio di lavoro, ah papà, tutto ben vestito, eccetera, eccetera, diceva una frase, prendeva un condizionale al posto del congiuntivo, l'altro lo salutava, tanti saluti. Che cosa c'è di democratico nel non sapere usare il linguaggio, nel sapere la grammatica, nel non sapere? Questo si è detto e si è portato avanti. Quando un bambino esce dalle elementari, e in particolare quelli delle classi meno abbienti, quelli più in difficoltà, quando escono dalle elementari, dalle medie, e non conoscono la grammatica, non conoscono la matematica di base, non conoscono... Qual è l'operazione più antidemocratica che possa esserci se non questa? Anche con un certo rigore nell'insegnare queste cose. Io credo che questo sia stato veramente un danno pazzesco, e di questo, prima di venire all'altra questione di fondo che è stata toccata un po' nell'introduzione, poi chiudo, che è quella del perché di tutto questo, io credo che questo sia veramente molto preoccupante, quanto è già passato, nonostante altro debba passare, debba ancora succedere, e dobbiamo prepararci. Lo vedo per esempio dal punto di vista della scuola primaria. Contrariamente, altra opera di seduzione, guardate, dietro a tutto c'è un'opera di seduzione. Gli anni 90, gli anni fine anni 80, inizio anni 90 sono stati gli anni in cui hanno raccontato la scuola elementare italiana è la migliore al mondo. E intanto la distruggevano e la prendevano a modello per distruggere le altre. E a poco si è distrutta la scuola primaria. Si è distrutto i programmi. Completamente, prima si accennava alla matematica, alla geometria, i programmi della scuola elementare dell'85 ancora prevedevano di fare un programma di geometria di un certo tipo, tutto lo studio dei solidi è stato abolito nella scuola primaria, per esempio. Oggi non si insegnano praticamente, non dico più in assoluto, ma io faccio fatica a trovare classi dove si insegnino le tecniche della divisione correttamente, e cominciano a esserci molti insegnanti che non le conoscono. Ora, distruggere la geometria solida alla scuola primaria è una cosa veramente criminale, perché vuol dire distruggere il passaggio tra il pensiero concreto e il pensiero astratto. È l'unico segmento di scuola dove si potevano fare determinati lavori realmente del fare anche, che era la scomposizione dei solidi, la costruzione delle superfici e della differenza col volume, eccetera, eccetera. Un patrimonio enorme
di conoscenze, di insegnamento della scuola della matematica è stato completamente distrutto. In italiano la grammatica prima di tutto è stata bandita per molti anni, poi ritorna sotto forme, insomma, banalizzate per molti aspetti. Lo scrivere, quanti fanno i temi ancora? Anche alle medie, eh? Sempre meno. E i concorsi non ce l'hanno più, fanno uno scritto lungo così, i concorsi. Ma volete mettere l'elaborazione del pensiero, la costruzione di un'argomentazione, eccetera, eccetera? Cioè, la storia e la geografia nella scuola primaria sono state veramente, mi spiace ripetere la parola, ma è distrutte completamente. I ragazzini escono dalla scuola primaria, essendo arrivati fino ai romani di storia, magari con dei particolarismi, veramente nozionismo di ritorno incredibile, senza avere una visione di insieme, di conoscenza e di orientamento proprio spazio-temporale. Su questo si potrebbe approfondire. Oggi la nuova frontiera è l'istruzione del corsivo. Ma l'istruzione del corsivo non è uno scherzo, perché la discussione ha delle componenti importantissime del collegamento, della continuità del pensiero, dell'elaborazione. Quindi sono danni enormi che sono stati portati. Prima di aprire una finestra sul, diciamo, di speranza in un certo senso rispetto a tutto questo, provo ad agganciarmi alla questione del perché. Allora, il perché, secondo me, sono tanti e si intrecciano. Quando c'è un fiume che è quello della nostra società e quindi quello della nostra struttura economica, che va in una certa direzione, è molto facile che tutto quello che si infila anche di traverso o anche leggermente controcorrente, non so, prendo appunto la scuola attiva piuttosto che altre, venga trascinato e portato via in questa corrente. Io credo che sia molto difficile, anche se è vero quello che dice Lucio Russo sulla necessità, si collega anche a questo che ha la società, di un certo saper fare, di certe competenze minime rispetto a un sapere più complesso, a conoscenze. Io credo però che tutto questo non si possa non collegare a quello che contemporaneamente è successo proprio dal punto di vista della distruzione delle conquiste di questo paese. Non si può non collegare a tutto il processo di precarizzazione del lavoro. Ho bisogno di gente che abbia poche conoscenze, poca storia alle spalle, poche capacità critiche veramente, e che sappia fare qualcosa e passare da un lavoro. Lo scrivo, non lo scrivo, io non posso adesso mettermi a citare tante cose che ci sono, ma in tutti i documenti dell'Unione Europea, del governo italiano, dal centro-sinistra italiano del 90 in poi vengono scritte queste cose. È necessario per adeguarsi a una società che farà cambiare lavoro continuamente, se non darà un lavoro stabile, non darà una prospettiva di vita stabile, eccetera, eccetera. Quindi io credo che una delle questioni, non l'unica, del perché sia in questo. Devo dire però che al di là del perché e del per come, di una cosa sono sicuro: è un'operazione cosciente, certo, di qualcuno, non di tutti. Può darsi che qualche ministro non lo pensasse, non lo sapesse, può darsi che tanti che ci hanno lavorato, sicuramente moltissimi esperti che sono andati nella scuola a tenere corsi di aggiornamento, anche ben pagati, e ci hanno riempito la testa, magari moltissimi non lo pensavano. Però in sé l'operazione è cosciente ed è costruita. Leggo solo una citazione perché criminale, di un documento del 96 dell'Ocse, un quaderno dell'Ocse, che diceva: dopo questa descrizione di misure rischiose si possono consigliare al contrario numerose misure che non creano alcuna difficoltà politica. Si possono ridurre per esempio i finanziamenti a scuola e università, ma sarebbe pericoloso ridurre il numero di allievi e studenti. Le famiglie reagiranno violentemente se non si permette ai loro figli di immatricolarsi, ma non faranno fronte ad un abbassamento graduale della qualità dell'insegnamento. E la scuola può progressivamente e puntualmente ottenere un contributo economico dalle famiglie o eliminare alcune attività. Questo si fa passo a passo, prima in una scuola e poi in un'altra, ma non in quella accanto, in modo da evitare il malcontento generato dalla popolazione. Non credo che necessiti commenti,
Voglio però non chiudere con questa, ma con un'osservazione che per la prima volta ha fatto Lucio Russo quando ci siamo visti a Roma a maggio. Perché prima era la presentazione del mio libro e lui faceva due parole prima, ha detto, parlavo di segmenti e bastoncini, e lui ha detto: ah, ma oggi la situazione è molto migliore di allora. E tutti sono rimasti dicendo: come migliore? Qui è molto peggiorata la situazione, è per niente migliore. E poi invece pensandoci, secondo me ha ragione. Perché? Perché allora c'era questa roba montante, c'era un sacco di illusioni anche, proprio di quell'inganno di cui parlavo prima. C'erano aspettative di rinnovamento della scuola che invece si incanalavano verso questa distruzione. Oggi, secondo me, benché sia una situazione molto difficile, benché siamo molto indottrinati, benché il concorso da dirigente sia semplicemente un lavaggio del cervello, tutto questo è vero. Però io credo che cominci a esserci una presa di coscienza, di presa di distanze da queste teorie, di metterle un po' in ridicolo, che necessita però da parte nostra di una struttura teorica per contrastarle davvero e per prendere in mano la situazione, dico ribaltarla, ma certamente contrastarla. Io ho partecipato per esempio a Milano a un convegno un mese fa sulla questione dei DSA, dei BES, che qui è un po' accennata, che è un altro grosso argomento, adesso non apro questa discussione, un convegno organizzato da un'associazione che per la prima volta esce allo scoperto anche con dei medici, anche con degli psicoterapeuti, con delle persone anche tra virgolette con docenti universitari, dicendo: tutta questa roba sta diventando una follia, è una follia, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona anche dal punto di vista scientifico. È solo un segnale, ma è il segnale che qualcosa, secondo me, è maturo, che i tempi sono maturi per cominciare a prendere in mano la situazione, ad analizzarla e a provare a rovesciarla, come si chiama la scuola rovesciata, a rirovesciarla. Ecco, grazie. Dunque, noi posso aggiungere poche cose. Pensavo, quando il professor Lavalle diceva non bisogna rimpiangere la scuola del passato, io un pochino di rimpianto ce l'ho, insomma. Mi sono ricordato di un sito, non so se qualcuno lo conosce, visto qualche tempo fa, poi mi sono dimenticato di seguirlo, in cui si raccolgono temi scritti da bambini delle scuole elementari nella prima metà del Novecento. È molto interessante, si vedono, leggono questi temi, e sembra impossibile che dei bambini di quell'età potessero scrivere così bene, insomma. Ora, si può criticare la scuola del primo Novecento perché era di classe, se si pensa al liceo, liceo classico, ma la scuola elementare ci andava la grande maggioranza dei bambini, c'era un problema di evasione dell'obbligo, però era un problema in qualche modo limitato. Non si può pensare che la scuola elementare fosse frequentata solo dai ceti privilegiati. Ebbene, i temi scritti dai bambini della scuola elementare avevano un livello, diciamo, di grammatica, di sintassi, di ricchezza lessicale, era inconfrontabile con quelli dei temi di adesso, insomma. E in questo sito raccoglie i temi e chiede alle persone che hanno vecchi quaderni, insomma, di fornire altri esempi, insomma. E si comincia a capire, insomma, che c'è stato un crollo. Questo mi sembra importante, un segnale positivo. Ecco, un'altra cosa che volevo dire a proposito, si accennava allo sviluppo dello spirito critico. Ecco, io credo che lo spirito critico non sia stato drasticamente abbassato, in particolare l'insegnamento scientifico. E che io credo che la didattica scientifica degli ultimi 30 anni abbia avuto un crollo. E uno dei motivi, cioè se io confronto appunto il modo in cui ho imparato delle cose io a scuola con quello, il modo in cui si insegna adesso, c'è una differenza che io credo importante, fondamentale. Cioè, una volta si partiva dai fenomeni, insomma, prima di costruire la teoria. Adesso c'è la tendenza a dare direttamente il risultato finale, insomma, in modo acritico, basato sull'autorità, diciamo, del testo che lo dice. Non so, studiare genetica, insomma, a me mi insegnavano le leggi di Mendel, mi spiegavano le limitazioni delle piante di Pisello e così via. Adesso i bambini, forse già alla scuola elementare, certamente alla scuola media, si fa vedere l'elica del DNA. Ma come si fa a capire che esiste il DNA, che è la forma di elica? Questo nessuno ha nessuna idea. Quindi c'è
l'assuefazione, ad assorbire passivamente informazioni che vengono dall'alto e siccome vengono dall'autorità devono essere recepite. Ecco, una cosa che mi ha impressionato molto è il moltiplicarsi di siti di terrapiattisti, non di quelli che pensano che la Terra è piatta, che l'idea che la Terra sia sferica è un complotto della NASA, contrabbando foto prese da satellite. Ora, alla radice di questa cosa, secondo me c'è un fenomeno molto serio, può sembrare semplicemente una baggianata, cioè c'è il fatto che io credo che alcuni di questi siano in buona fede, insomma, e sono persone a cui non è stato mai insegnato come facciamo a sapere che la Terra è tonda. E quindi loro non sanno, pensano che debbano accettare questa idea della sfericità della Terra soltanto perché debbono obbedire, diciamo, perché l'hanno detto i dei potenti. Allora loro pensano forse a un complotto, hanno tutti i motivi per pensare sia un complotto. L'importante è far capire che la Terra, la sfericità della Terra è stata scoperta nel V secolo a.C., quando la NASA lontana da arrivare, insomma, però, oppure non so, l'ipotesi atomica, insomma. Io la scuola elementare che non le ho fatte veramente, l'ho saltato, ma la scuola media non c'era un insegnamento scientifico all'epoca, quindi ho sentito parlare di atomi, diciamo ufficialmente a scuola, per la prima volta al liceo. E come ne ho sentito parlare? Mi hanno spiegato cos'era una reazione chimica, cos'era una sostanza, mi hanno spiegato la legge delle proporzioni fisse, io ho capito la legge delle proporzioni multiple e ho capito che ci voleva l'ipotesi atomica per spiegare questi dati di fatto. Adesso c'è la assuefazione, già la scuola elementare ha il concetto di atomi. Però nessuno mi spiega come facciamo a sapere che ci sono gli atomi. E io conosco studenti che sono laureati in fisica senza saperlo, insomma, e questo è veramente impressionante. Perché volevo raccontare un esame fatto da una signora che doveva faceva l'esame per poter frequentare il TFA per poi insegnare matematica e scienza alle scuole medie, scuole secondarie di primo grado, come si deve dire adesso. Ebbene, io chiesi. Come farebbe a introdurre il concetto di atomo a un bambino di 11-12 anni? E lei mi rispose che non ho bisogno di introdurlo, perché già l'ho usato al maestro, glielo ha detto il maestro. Dico, vabbè, ma quello è un insegnamento autoritario, diciamo, lei ha idea. Insomma, alla scuola media dovrebbe spiegare come facciamo a saperlo, quali sono le basi fenomenologiche. E lei non le sapeva quali fossero le basi fenomenologiche. Ora, questa signora era laureata in chimica, aveva un dottorato di ricerca in chimica, aveva 15 pubblicazioni su riviste internazionali specialistiche di chimica ed era professore associato alla Sapienza di Roma. Ecco, io questa cosa cerco di raccontarla ogni volta che me la ricordo, perché mi sembra una cosa significativa, ma lei non aveva idea per come siamo arrivati a capire che si sono gli atomi. D'accordo, e questo non le impediva di fare una carriera scientifica, probabilmente adesso sarà professore ordinario, non lo so, sarà qualche anno, però almeno associato. Quindi c'è stato, ecco, un altro dei motivi, diciamo, del crollo è la smania, secondo me, di seguire l'ultima novità. Questa anche è una cosa molto grave, io credo. E nell'insegnamento scientifico, come dire, in fisica, per esempio, beh, le teorie si costruiscono una sull'altra, insomma. Non si può spiegare la meccanica quantistica a chi non sa la meccanica classica, insomma. Allora, però c'è l'idea di dover introdurre, per esempio, anche la fisica moderna a livello di scuola secondaria e si finisce col fare un po' di chiacchiere sul principio di indeterminazione, insomma, senza che loro sappiano il rapporto tra teoria e fenomeni, nemmeno a livello classico. Una cosa che mi è rimasta impressa è che quando i miei figli facevano il liceo, nel loro manuale di testo, tra gli argomenti, si spiegava che gli incrementi esponenziali non se ne poteva parlare perché erano troppo difficili, in effetti non avevano gli strumenti matematici per capire che significa che una grandezza cresce esponenzialmente. Però poi c'era un paragrafo sulla fusione fredda, cioè loro hanno imparato la fusione fredda e quando si è scoperto che era una bufala, erano finito il liceo, nessuno gliel'ha detto più, insomma. Quindi forse non è importante, diciamo, inseguire le novità dicendo anche quelle che stanno per rivelarsi bufale, oppure che non si sa ancora se lo sono o no, insomma. L'importante è trasmettere il metodo, io credo. E per trasmettere il metodo spesso sono utili anche, come dire, teorie che hanno una certa età, insomma, consolidata. Insomma. Se, per esempio, appunto, non ha senso parlare di meccanica quantistica chi non sa la meccanica classica, questo mi sembra abbastanza evidente. Ma non solo non ha senso perché è inutile, addirittura controproducente, perché quello che poi si finisce col trasmettere non è la vera meccanica quantistica, perché loro non hanno visto gli matematici né conoscono i fatti sperimentali, ma è solo, diciamo, una divulgazione
dell'interpretazione filosofica, diciamo, della scuola di Copenaghen, della meccanica quantistica, che tra l'altro adesso è in crisi, insomma, per cui alla fine c'è l'idea che c'è la coincidenza degli opposti, una cosa comprende un'altra, non bisogna credere più al principio di contraddizione, diciamo, tutto è complicato, non si può capire niente. Questa è l'idea che viene trasmessa, e questo è il contrario del metodo scientifico, naturalmente. No? L'irrazionalismo, appunto. Cioè, una delle strade con cui si sta espandendo l'irrazionalismo è la comunità dei fisici, purtroppo, insomma, no? Ci sono i fisici che fanno lavori specialistici sugli universi paralleli, per esempio. Questo è un aspetto, secondo me, del razionalismo, naturalmente, perché pensare che si possa parlare di un universo parallelo con cui noi non potremmo mai avere alcun rapporto significa negare il metodo sperimentale, naturalmente, no? E quindi significa negare l'essenza stessa della fisica. Però quando un esperto di universi paralleli hanno fatto questa obiezione, ha detto: ma questo è un limite del metodo sperimentale, non è un limite della mia teoria, insomma. No, questo giusto per fare una piccola puntata nella direzione, dicevo prima, che c'è alle spalle anche una crisi culturale vera, insomma. Cioè c'è un irrazionalismo che dilaga anche all'interno della comunità degli scienziati, insomma. Quindi questo significa che il problema è veramente serio. No, io vorrei più rispondere a domande. Sì, magari comincio io chiedendo due cose. Una riguarda quello smantellamento del senso critico che entrambi avete toccato. In parallelo rispetto a questa lenta erosione dei processi di costruzione del senso critico che sono lenti e richiedono anni nella crescita del ragazzo, a me sembra che si stia costruendo invece sempre più spesso un insegnamento per precetti. Cioè là dove cessa lo studio, per esempio, della storia, dove non si approfondisce, dove non si arriva a studiare la Costituzione come fatto storico, con tutto quello che ha comportato, ecco che allora si fa un'educazione alla cittadinanza, che poi di fatto può essere riassunta in una serie di indicazioni comportamentali. Questa è la prima questione che vorrei porre. L'altra questione che mi piacerebbe fosse toccata magari da lei, professor Russo, riguarda invece, io vorrei rimandare al suo testo La rivoluzione dimenticata. Noi spesso ci illudiamo che i saperi acquisiti restino, senza pensare per forza alle magnifiche sorti progressive, però noi abbiamo l'idea di ciò che ha acquisito. Cioè, è come se le biblioteche, internet, tutto ciò che anche materialmente cattura le informazioni attraverso le quali noi possiamo parlare di conoscenze, in qualche modo ci garantissero da una rottura della continuità. E se oggi noi parliamo di tradizione all'interno della scuola, subito possiamo essere indicati come dei reazionari, dei tradizionalisti, se non addirittura dei fascisti. In realtà io credo che si ponga anche un problema grande di mantenimento della tradizione come mantenimento delle conoscenze acquisite. Io credo che il suo testo di storia della scienza, sotto questo punto di vista, sia emblematico e dimostrativo di come questo mantenimento delle conoscenze acquisite non sia per nulla garantito nella storia dell'uomo, e ciò che sappiamo possa andare perduto, e si possono affrontare delle epoche, possono arrivare delle epoche buie proprio a causa della rottura di una tradizione, e anche mi viene da dire nella trasmissione delle conoscenze. Ecco, dividetele come volete queste questioni. Certo, cioè, io credo che questo sia, come dire, ci siano molte analogie tra la situazione dell'antichità, quando appunto la scienza entrò in una crisi da cui si è uscita dopo qualche millennio, insomma, e la situazione attuale. Però forse è difficile entrare nel merito. Però quello che è essenziale, appunto, è mantenere la conoscenza del passato. Io credo che oggi la situazione sia per certi aspetti simile, insomma,
a quella dell'antichità, della tarda antichità. Cioè allora si perdevano i libri, insomma, adesso il meccanismo è diverso. Invece di non avere i libri, diciamo, i testi si annegano in un mare di altri testi insensati, insomma. E l'effetto è esattamente lo stesso, naturalmente. Cioè, la mancanza di conoscenza può dovuta sia, si può avere sia che se uno ha una biblioteca senza nessun libro, sia se uno ha la biblioteca di Laputa, diciamo, di cui parlava Swift, non so se avete presente, in cui c'erano tutti i libri possibili, cioè tutte le possibili combinazioni di lettere dell'alfabeto nella biblioteca. Cioè una biblioteca del genere, in cui c'è tutto ciò che uno potrebbe venire in mente di scrivere, equivale a non avere nessun libro, naturalmente. E noi ci stiamo avvicinando a questa situazione. No? Se uno vede quello che può trovare su internet, appunto, qualunque follia trova n posti in cui viene sostenuta, insomma, e per riuscire a districarsi e a capire quali sono, diciamo, i siti seri, occorre una cultura per cui non basta internet per formare, insomma, no? Questo mi sembra fondamentale. E se c'è una prima lo studio della storia, insomma, io credo che anche per esempio nello studio della storia c'è questa idea dell'inseguire l'oggi, il presente, no? Io mi ricordo qualche tempo fa c'era un rappresentante degli studenti, un povero ragazzo, che andò a protestare con la ministra Fedeli dicendo ci insegnano i sumeri e non ci spiegano cosa è successo in Iraq l'altro ieri, insomma. E la ministra ha risposto: dobbiamo cambiare i programmi, cioè, eliminiamo la conoscenza dei sumeri. Ora è chiaro che non si può capire nulla del mondo attuale se non si sa la storia della Mesopotamia antica, insomma, cioè studiare come sotto il concetto di Stato, come sotto la città, come sotto la scrittura, sono questioni fondamentali, insomma, che hanno creato strutture anche mentali che sopravvivono ancora oggi, insomma, se non ci si chiede. E queste sono cose più importanti che non sapere, non so, tutte le guerre del Settecento, naturalmente, no? Quindi non è vero, come dire, che la storia è tanto meno interessante quando è più lontana da noi, insomma, è il contrario. In certe tappe fondamentali rimangono fondamentali sempre, mentre avvenimenti, diciamo, che alla lunga si possono considerare secondari, si sfocano con il passare del tempo. Quando Berlinguer ha deciso che bisognava studiare tutto il Novecento, prima non ci si arrivava, e beh, la cosa era giustissima, ma per far posto, diciamo, alla storia del Novecento andava ridimensionata la storia del Seicento, del Settecento, dell'Ottocento, non andava dimezzata la storia dell'Antichità come è stato fatto, insomma, perché la Grecia, la storia greca ha per noi lo stesso interesse che aveva 100 anni fa, sostanzialmente, no? sono le guerre del Settecento che hanno diminuito, diciamo, il peso relativo rispetto a noi, insomma, c'è una scala che non è lineare, insomma. Invece quello che si fece fu di dimezzare lo studio della storia antica, diciamo, per fare posto, diciamo, il Novecento, l'ultimo anno, insomma. Anzi, si può dire il contrario, cioè io credo che si dovrebbe dare più peso alla storia preclassica, insomma, perché le conoscenze che abbiamo adesso a livello di preistoria, di protostoria, sono enormemente maggiori di quelle che c'erano 50 anni fa, insomma, no? E capire meglio il processo di dominazione, capire come siamo diventati uomini, diciamo, è una questione non è che secondaria perché è antica, insomma, è una questione fondamentale, come capire come sotto l'agricoltura, come sotto la città e così via. Queste sono questioni essenziali, insomma, come è essenziale capire, per esempio, la storia della cultura greca. Poi si accennava prima, diciamo, quel mio libro, e che io credo che ancora la cultura classica dovrebbe avere un ruolo importante. Molti dei concetti scientifici sono nati nell'antichità e se ne può capire la genesi soltanto studiandolo nel mondo antico. Prima parlavo della sfericità della Terra, ma che la Terra è sferica non è stato scoperto in Grecia, insomma, nessun altro popolo ci ha arrivato indipendentemente, e se uno vuole capire il percorso a cui ci si è arrivato lo deve fare all'interno della cultura greca. Che non solo aveva capito che era sferica, ma aveva misurato le dimensioni e aveva capito perché era sferica, insomma. Io qualche giorno fa ero in un liceo di Roma, abbiamo letto con un gruppo di studenti volontari il teorema di Archimede in greco, in cui si spiegava perché la Terra era sferica, insomma, e loro non lo sapevano, perché al corso di fisica non glielo spiegavano, insomma, però si è capito. Però purtroppo gli studenti erano solo 5, insomma, che erano gli studenti eroici, diciamo, che venivano a leggere cose scientifiche in greco.
perché gli altri dovevano fare altri progetti che servivano per l'alternanza scuola-lavoro. Quindi, mentre due anni fa aveva fatto qualcosa di analogo per Euclide nello stesso liceo ed erano in 12, questa volta dicevo, l'alternanza scuola-lavoro ha fatto sì che sono rimasti in 5, insomma. Però c'erano 5 ragazzi interessatissimi e bravissimi, che leggevano il greco dorico di Archimede, capivano la fisica e capivano anche i problemi epistemologici. Questo dà speranza, come dicevo, in questo parato, i ragazzi bravi ci sono ancora, quindi intelligenti e curiosi. Ma sì, sulla questione delle educazioni, no? Sono completamente d'accordo. Non so se le vostre scuole girano tante o poche circolari, più che altro comunicati. Un preside riceve quotidianamente una valanga di questi percorsi, di questi inviti a fare qualcosa sull'educazione, l'educazione alla cittadinanza naturalmente, l'educazione finanziaria, poi c'è qualche tipo di educazione, naturalmente poi la scuola è investita proprio di un problema educativo in generale, tutto ormai è paradossale, questa mente si svuota completamente la parte dell'istruzione, della conoscenza, la si investe di un problema educativo in generale, no? Per esempio il bullismo, se vuoi accendere, c'è l'atto di bullismo, quali sono le misure da prendere? È la scuola che deve... C'è un'altra questione, un femminicidio, è la scuola che deve. L'altra settimana, 15 giorni fa, anche l'eliminazione dell'Italia dai mondiali è un problema che perché a scuola non si fa, basta che è anche vero che non si fa abbastanza educazione fisica, ma questo, ma realmente l'ho sentito, realmente. Il problema era quello, cioè persino questo è per ridere, ma è per dire che, e l'ho sentito, è su Radio 1, non una battuta, tutto è responsabilità della scuola meno quello che la scuola dovrebbe fare ed è investita di tutto, dove è più propaganda come l'educazione finanziaria, dove è più magari, non dico proprio culturale, ma insomma sfiora di più come la cittadinanza e si riduce poi a dei comportamenti, a dei precetti, perché è completamente svuotata l'educazione alla cittadinanza. Secondo me, se uno facesse il percorso di storia dall'antichità, dai greci eccetera eccetera fino ai giorni nostri e a più riprese, qui per esempio c'è un altro problema che a me sta molto a cuore, cioè l'importanza della ripetizione, questo è un altro ritornello, a cosa serve ripetere la storia all'elementare e alle medie? Ma chi ha detto questa cretinata proprio, La nostra vita è continuamente un ripetere delle cose, un ritornare su delle questioni, un rileggere libri, un rianalizzare fenomeni e tornarci a un livello sempre più alto, sempre più analitico, sempre più approfondito. La questione era proprio avere una prima visione complessiva della storia, per poi ritornarci alle medie, ed è sempre, si può sempre aprire la discussione su cosa fare di più, cosa fare di meno, quali secoli, tanto più sui secoli che si vedono più distanti, quindi si possono analizzare con più distacco anche, no? Quindi questo un po' di più, questo un po' di meno, poterci ritornare e poi di nuovo alle superiori, eccetera, eccetera. Era già in sé un enorme pezzo di, se vogliamo, educazione alla cittadinanza, ma dal punto di vista culturale, dal punto di vista formativo e non dal punto di vista spiccio di una madre che poi ti ritrovi, che ha un figlio che distrugge la scuola. E tu la chiami e dici, guarda, la prossima volta chiamo il 118, perché distrugge la scuola, in prima elementare. Ma io ve l'avevo detto che era così. Ma non è perché l'hai detto che sei autorizzata, ma perché il messaggio è, voi fate, voi arrangiatevi, voi educate, voi date uno schema, qualcosa che noi non siamo assolutamente più in grado di dare, tra l'altro, questo adesso c'entra scuola a scuola, ma un po' c'entra perché c'entra nel rovesciamento dei ruoli e nell'illusione che si è data alle famiglie, nella seduzione che si è fatta, no? Questa
E poi c'entra naturalmente con la società in generale, sul ruolo educativo che c'è, tutto quello che si vuole. Però questo esiste, la scuola viene investita di tutto questo. E sulla questione della tradizione io sono molto, molto d'accordo anche su quello che è stato detto e sono effettivamente colpito da come si arriva poi sempre meno a studiare al liceo o comunque anche all'università su dei testi, delle cose approfondite, perché manca l'inquadramento prima. Faccio un esempio, come fai a ragionare sul ruolo dei Savoia nell'Unità d'Italia se tu non sai neanche che c'è l'Unità d'Italia, quando è, dove la sistemo, come la metto, come... se tu quella roba lì l'hai fatta una volta in terza media e tanti saluti, se prima non l'avevi mai affrontata, vista, eccetera, eccetera, no? E così secondo me c'è sempre di più un nutrirsi di testi divulgativi, necessariamente perché sento queste parole, meccanica quantistica, e quindi voglio la meccanica quantistica in 5 domande semplici, pam pam pam. Poi realmente non capisci bene, perché anche quello che ti dice, che te la spiega benissimo in 5 parole, però poi perché manca davvero qualche cosa. Ma lo stesso vale per tutte le altre discipline, là dove manca una base che prima è tendenzialmente generale, globale anche in un certo senso, e poi si costruisce sempre di più andando nel testo, andando nella fonte diretta, andando anche a scoprirla, a fare ricerca, ecco un'altra cosa seduttiva, la scuola che fa ricerca. Poi le vedevamo e adesso siamo arrivati a internet, che è ancora una degenerazione, ma prima, anche prima, già negli anni 80, c'era questa moda della scuola, fin dalla scuola elementare si faceva una ricerca di tutto, tutta la ricerca, ma poi in realtà era una grande banalizzazione della ricerca, non si faceva vera ricerca, e in realtà si perdeva un inquadramento generale, uno studio, una capacità di studio molto importante. Ma la distanza tra quel tipo di ricerca e quella che fanno i ricercatori sta diminuendo. Quindi questo è una buona cosa. Forse la vera ricerca. Niente, un passaggio sulla scuola di classe, no? Che c'era sicuramente, anche se permetteva quello che si è detto prima, no? E quindi andrebbe rivista, riletta anche nelle sue componenti positive. Però certamente, ma la classe che voleva l'istruzione per i propri figli sapeva bene cosa voleva, e voleva il liceo, voleva un certo tipo di livello, che tra l'altro ancora adesso, anche se sempre meno, per il liceo italiano, comunque fino a qualche anno fa, un liceale italiano che andava all'estero a fare l'anno normalmente veniva messo un anno o due in più, non veniva più avanti. Normalmente, quindi anche tutta la scuola italiana non funziona, siamo in classifica, le classifiche sono una cosa tremenda, sono queste classifiche, su che base vengono fatte? Certo, se vengono fatte sui testi invalsi piuttosto che su qualcosa, bisognerebbe sempre vedere su che base vengono fatte le cose, no? Però c'era una formazione di un certo, il problema era se la classe, diciamo così, ricca, capitalisti, chiamiamolo come vogliamo, voleva una certa istruzione, noi dovevamo pensare di portarla per tutti lì, e invece si è fatta l'operazione opposta, si è detto no, rifiutiamo completamente quella conoscenza, quella, e la distruggiamo per tutti. Possiamo dire allora che questa destrutturazione della cultura, no, che mi si sente, della cultura, della formazione, dei principi educativi, della storia, conoscenza del passato per capire il presente e progettare il futuro, non è altro che l'alternanza, tutte queste seduzioni, argomenti che voi avete citato adesso, non è altro che la costruzione di una società precaria, dove la precarizzazione della nostra vita diventa il fatto ereditario che ci viene lasciato a noi e in eredità ai nostri figli. Può essere questo? Sì, io
l'ho detto anche prima, ecco, io penso che una delle componenti sia questa, forse la principale, non lo so, comunque ci sia sotto proprio questo tipo di società, di strutturazione della società, delle vite delle persone, di decomposizione. Poi se ne inseriscono altre, perché per esempio pensate a cosa, come effetto, come causa, pensate la funzione che ha la scuola nel tenere unito un territorio nazionale e quindi di conseguenza, collegandomi alla precarietà, le conquiste di quel territorio nazionale, i contratti nazionali, no? Le pensioni, eccetera, eccetera, no? E beh, nel momento in cui invento 1000 scuole diverse, che fanno 1000 programmi diversi, che sono totalmente destrutturate, che non è eccetera eccetera, è anche un attacco all'unità della nazione, all'unità del paese da questo punto di vista. Quindi ci sono varie componenti che però secondo me si riallacciano molto a quello che ha detto. L'ho scaricato da internet mezz'ora fa, prima di venire. Wikipedia. Wikipedia? No, non è Wikipedia. Allora, è un... gli occhiali. È un rapporto che è stato commissionato da a un consulting, Deloitte Consulting, e in questo rapporto si dice: gli insegnanti cosa sono? Professionisti della scuola di vecchia data, chiamati ad aderire ad una riforma fondata sul cambiamento delle stesse sinapsi cerebrali che presiedono i loro comportamenti rutinari, le emozioni, il giudizio su di sé, sulla propria capacità di azione e di interazione con l'altro. Un rapporto che non ne esita a evocare scenari orwelliani quando descrive l'intervento sulla scuola come una potente distruzione creatrice, alla Schumpeter o a una rivoluzione del paradigma scientifico alla Kuhn, che per affermarsi dovrebbe destrutturare in profondità non solo le pratiche ordinarie delle persone e delle organizzazioni, ma finanche le mappe cognitive interiorizzate dagli attori che sarebbero gli insegnanti. Quindi in realtà sulla base di alcune parole d'ordine, competenze, innovazione, qualità, valutazione, apprendimento permanente, imparare a imparare, cittadinanza permanente, cosa si fa in realtà? Si sta cercando di cambiare anche la forma mente, secondo me nostra, degli attori della scuola. Non c'è un allarme sociale sufficiente che faccia capire che quello che cambia non è solo la scuola, ma cambiano gli attori della scuola sulla base di un progetto di destrutturazione, di dequalificazione che è appunto programmato, concepito, portato avanti da tempo e che ha gli effetti ormai in stato avanzato, perché quando si chiede ai colleghi di partecipare a iniziative che possano evidenziare quali sono gli effetti che si produrranno se questo processo va a compimento, gli stessi colleghi dicono sì, vediamo, possiamo, ne parliamo, ma abbiamo delle cose molto importanti da fare, allestire non so la palestra per i canti di fine di Natale o comunque fare il progetto sul bambino del ecco, che sono solo parole tante volte ripetitive, scaricate. Ecco, io dico che l'allarme sociale sulla destrutturazione della scuola di Stato non è sufficiente. Non solo, ma io non sono così ottimista che ci sono elementi che fanno pensare che ci possa essere una ripresa di coscienza. Io credo che da qui a quando ci sarà una nuova compagine governativa o comunque una nuova politica della scuola, sarà ormai troppo tardi per poter risalire la china, perché chissà quale altro ministro marcherà il territorio con un'altra riforma non appena salirà al governo, e chissà chi sarà questo ministro, chissà quale sarà questa riforma e chissà dove andremo a finire. Quindi io credo che l'allarme sociale debba essere veramente potenziato
dobbiamo suonare mille trombe perché ci stanno cambiando le sinapsi. Sì, se posso permettermi, vorrei tornare su delle sollecitazioni dell'introduzione, perché io sento molte volte dire che in Italia, questo è un fatto vero, l'abbandono scolastico è a livello d'allarme e di conseguenza la scuola si deve far carico, ha come propria missione anche quello di riconsiderare gli obiettivi culturali per impedire che poi i ragazzini che abbandonano la scuola poi di fatto stazionino tutto il giorno davanti al televisore. Allora, quale può essere la risposta a questo tipo di impostazione? Cioè, la scuola ha il compito di riconsiderare i propri obiettivi alla luce di questo allarme sociale che mi pare va dal di là poi, no? del meccanismo scolastico, forse che ha a vedere con l'intero tessuto sociale, con le difficoltà economiche che attraversa il paese. Cioè, fino a che punto la scuola può farsi ammortizzatore delle dinamiche di abbandono e poi anche, non solo d'abbandono, poi del fatto che poi questi ragazzi non trovano una collocazione altrove. E io dico sempre, se i ragazzi andando alla scuola trovassero un lavoro, il problema non si porrebbe, il problema si pone perché molti ragazzi, sono anche c'è anche un acronimo per questi ragazzi che non vanno a scuola e che non lavorano. Ecco, fino a che punto la scuola può in qualche modo piegarsi a questo tipo di logica? Sono più sani quelli che hanno finito la scuola perché hanno subodorato l'inganno. Beh, devo dire che non è, a parte la battuta, ecco. Però per esempio è vero che c'è alle superiori, negli istituti tecnici, negli istituti professionali, il senso proprio un po' dell'inutilità per molti ragazzi, no? Io prendo questo diploma e poi cosa ci faccio con questo diploma? Cosa serve lì? Sì, che tra l'altro c'era un'utilità dell'avere un pezzo di carta, del fare delle cose, dell'apprendere delle competenze, era funzionale a qualcosa, c'era una prospettiva, la scuola era in una prospettiva, quindi questo sicuramente è stato svuotato. E la demotivazione quindi avanza. Io cioè, è difficile rispondere, specialmente con non ci sono ricette, ecco, né su questo tema né su quello del, come dire, non dico ottimismo e pessimismo, ma insomma del come vedere le cose in questo momento, se ci sono delle speranze o no. Io non credo che la scuola debba piegarsi a questa logica di diventare una sorta di grande accogliente di tutti e che perde completamente, perché lo stiamo vedendo, perde completamente la propria funzione sia da un punto di vista di diplomi, di titoli eccetera, sia dal punto di vista della conoscenza, dell'istruzione, della formazione. Però è difficile immaginarlo, è difficile immaginare qualcosa di positivo se contemporaneamente la società va nella direzione che si diceva prima, che è quella della precarizzazione, ma è anche quella della distruzione di tutto quello che dovrebbe invece fare quella funzione lì. Faccio di nuovo un esempio concreto. Se uno, io mi sono trovato, no, per dei ragazzini veramente problematici, a chiamare i servizi sociali con segnalazione al tribunale dei minori, questura, eccetera, cioè cose grosse, questi non rispondono. Ma perché non rispondono? Perché non vogliono rispondere, ma perché loro sono messi nella stessa condizione in cui siamo messi noi. Carenza di organico, impossibilità a intervenire, difficoltà, non c'è una... E quindi, come dire, quelli che dovrebbero fare eventualmente da ammortizzatore, da supporto, da contorno, da recupero, da educazione, eccetera, eccetera, sono loro stessi messi in queste difficoltà. E non per questo la scuola deve cedere su questo terreno, diventare di tutto e di più, perché sennò diventa anche ingestibile proprio, oltretutto, no? Al di là della cultura molte volte c'è proprio un problema di gestione. Io non penso che si possa cedere, e anche se largamente si è già scivolati su questo terreno, bisogna proprio recuperare invece quello della scuola nella sua funzione.
Sulla questione di quanto si possa sperare o non sperare, credo che sia collegato a questo, cioè è un po' tutta la società, noi abbiamo un compito, se vogliamo, che è quello di tenere alta questa discussione, di rianimarla. Quello che io penso non è tanto che siamo verso un'epoca che va verso il positivo, verso il recupero di chissà che cosa, ma che siamo però in un periodo in cui le discussioni ritornano all'ordine del giorno, in cui certe cose si svelano nella loro pochezza, in cui certi slogan non attecchiscono più, o perlomeno cominciano a lasciare perplessi, o perlomeno possono cominciare a lasciare perplessi. Ecco, scriverle queste cose è più possibile di 5, di 10, di 15 anni fa. Scriverle, dirle, argomentare. Ecco, questo secondo me va fatto, così come vanno fatte tutte le lotte negli altri settori, perché la scuola è collegata al resto, non solo sulla precarietà, ma anche su tutto quello che sono le funzioni degli altri servizi essenziali. Sì, no, sono d'accordo con quello che ho detto, cioè mi sembra che insistere, come è stato fatto, cioè il problema del recupero, diciamo, dei ragazzi problematici, insomma, è un problema serio, è un problema importante, ma non è l'unico problema della scuola. La scuola ha anche un'altra funzione, cioè di dare un'istruzione ai ragazzi che problematici non sono e vogliono avere un'istruzione. E se invece si deve adeguare ogni volta ai nuovi minimi, insomma, dovuti al fatto che c'è qualche ragazzo che non riesce, come dire, però purtroppo questa è un'idea che è stata molto diffusa, che apparentemente è difficile da smentire, perché dici, tu vuoi lasciare cose, discutere problemi di matematica, qualsiasi cosa si proponeva, c'era qualcuno che diceva no, ma c'è qualche ragazzo per cui questo è troppo difficile, quindi bisogna eliminare anche questo, bisogna abbassare sempre di più. Però è chiaro che se si fa questo, l'anno prossimo i minimi nuovi saranno ancora più bassi di quelli dell'anno prima, e si va verso la distruzione totale della scuola, insomma, con una motivazione apparentemente perfetta, diciamo, quella di dover recuperare tutti, ma se si recuperano tutti a livello zero, diciamo, questo significa aver eliminato la scuola. No? Mi sembra una cosa banale, però è difficile dirla. Un convegno alla Sapienza in cui sono stato attaccato, perché sostenevo che si potessero insegnare delle cose, come dicevano, non tutti sono in grado di farlo. Qualunque cosa si dice, insomma, non tutti sono in grado di contare fino a 10, insomma, sono quelli che hanno problemi, insomma, no? Però questo non significa che i programmi di matematica si devono restare a contare fino a 3, insomma, non, spero. Però siamo vicini, insomma. No, io pochi giorni fa ho promosso un esame di storia della scienza, un ragazzo di, se non mi ricordo, se faceva la laurea magistrale, diciamo, pure se era l'ultimo anno della triennale in matematica, che non aveva il concetto di altezza del triangolo, insomma. E qualche anno fa sarebbe stato inconcepibile, no? Però adesso l'altro commissario che era con me era d'accordo, si poteva bocciare l'esame di storia della scienza, aveva superato tutti gli esami di matematica, no? Quindi, però ecco, cominciamo a lavorare in matematica persone che non hanno una cultura matematica sufficiente per superare un esame di scienza media di 30 anni fa. Questo, e vanno dette, credo, queste cose in pubblico. Credo, qui c'è un nodo che secondo me va affrontato ed è, no, stasera voglio dire, ma che rientra in questa discussione, e che è un nodo politico, nel senso che moltissime di queste cose sono state veicolate dalla sinistra in nome dell'egualitarismo, dei diritti, eccetera, eccetera, in una confusione totale che va ripresa, secondo me, va riapprofondita. La grammatica era diventata di destra, no, la grammatica non è di destra né di sinistra, semplicemente chi la sa si emancipa, chi non la sa è un elemento, voglio dire, non basta solo quello, ecco, voglio dire. No, perché se tu ti metti lì solo il ricco la imparerà, capito? Allora il problema è farla imparare anche il povero, cioè il problema non è abolire la grammatica, no? La stessa cosa, gli stessi discorsi, senza avere dei dogmi, ma la questione delle bocciature degli esami. Gli esami, per esempio, l'esame di quinta è stato un nodo pazzesco distruggere l'esame di quinta. Oggi, per esempio,
viene tolto il commissario esterno, il presidente esterno dall'esame di terza media. È una piccola cosa, perché tanto era già andato. Però è una grande cosa, perché era il controllo minimo che il sistema esercitava su se stesso, era un confronto tra le scuole. Io andavo in un'altra scuola media, vedevo, non sono mai andato a dire si fa così, si fa così, però ascoltavo, vedevo, avevo un'idea delle questioni. Loro non facevano uno scrutinio, facevano un esame, non i ragazzi, i professori. Così scivolerà sullo scrutinio. Cioè io faccio, io controllo, io mi assolvo, è finito. La stessa cosa prima ancora, l'esame di maturità. L'esame di maturità con i commissari che giravano per l'Italia era una forma di altro che invalsi, era una forma di controllo pazzesco del sistema su se stesso e di confronto e di crescita culturale eccetera eccetera. Poi si è ridotto, adesso si arriverà anche lì a una banalizzazione sempre più grande. L'esame di quinta elementare, a parte il contenuto psicologico che aveva e quindi una prima prova che dovevi preparare in qualche modo, un primo sbarramento, non è che si bocciasse così all'esame di quinta, però insomma bisognava, era un momento di passaggio, era una di quelle componenti della rottura di cui dicevo prima, ma c'era un maestro 2 della classe insieme a un maestro 2 di un'altra classe e insomma non era proprio era qualcosa che aveva una sua struttura, una sua importanza. Queste cose qua, l'esame, lo dico perché l'esame, il controllo, no? Il giudizio, questo è di destra, viene fuori la canzone di Gabber, di cosa è di destra, cosa è di sinistra, ma e invece secondo me bisogna riprenderle proprio per chi si situa, insomma, in una tradizione dei lavoratori, perché si situa in una tradizione democratica, di diritti, eccetera, eccetera, ripensandolo a cosa vuol dire veramente, a cosa vuol dire veramente regalare dei giudizi o delle promozioni, il che non vuol dire che siamo qui per bocciare, non confondere le cose, no? Le discipline entrano nella scuola perché sono curricolari, hanno una curricolarità e la curricolarità ha a che vedere con l'epistemologia. Però l'epistemologia di un sapere, di una conoscenza, ha a che vedere con la passione, con un qualche cosa che si sperimenta dentro. Ecco, lascio stare tutto il resto delle possibili considerazioni, però mi sembra proprio che questa, e da questa viene la sistematicità, quindi di un sapere e quindi della formazione di una persona, e viene innanzitutto il rendersi conto che abbiamo delle strutture intellettive da mettere in atto, da far funzionare. Mi sembra che se la scuola prima, appunto perché teneva conto di questi elementi di epistemologia che c'erano nelle discipline, ci permetteva di sentire che dentro avevamo delle cose che funzionavano, che non funzionavano e che potevamo potenziare, cioè queste strutture intellettive, il pensiero dei suoi criteri, delle sue leggi per funzionare. Di questo non si ha esperienza, non se ne ha più esperienza. Questo non forma né la nostra capacità di usare il nostro pensiero e di renderci conto delle potenzialità che abbiamo dentro, e non ci permette neanche di costruirci come persone. Questo. Quindi tutto si rifà a quanto noi siamo in grado, quindi anche come insegnanti, di avere questo aggancio con quelli che sono i fondamenti di una disciplina. Perché nasce un percorso di conoscenza che ha sempre comunque un suo percorso intellettivo e insieme è anche un percorso che tocca dentro, che è esperienziale.
io non c'entro col mondo della scuola, ma volevo fare una riflessione che mi impelle sulla base delle cose sentite. Sono rimasto molto impressionato, spaventato in qualche modo dalla lettura del rapporto OCSE o comunque di quelle questioni OCSE, che spingevano per una sorta di destrutturazione e di scioglimento della formazione da parte della scuola, e credo che fosse estremamente funzionale, diciamo, la precarizzazione a cui faceva riferimento prima Maurizio, ma a una sorta di adattamento della scuola al mutamento della società, cioè necessariamente la società si organizza in qualche modo, la globalizzazione ha comportato una serie di cose, diciamo, di tra virgolette semplificazione sullo scenario mondiale. Probabilmente si è deciso che tra gli altri l'Italia, ma forse molti altri come l'Italia, non hanno un posto di qualità all'interno di questa nuova divisione dei poteri, del sapere, eccetera, e quindi anche la scuola non deve porsi quel problema lì, cioè non deve formare per una classe dirigente in senso anche sociale e anche ampio, tantomeno deve formare una moltitudine dirigente, perché questa potrebbe comportare rigidità rispetto ai meccanismi della globalizzazione, della precarietà imposta, della destrutturazione sociale, dell'incertezza, di tutte queste cose. E quindi in questo senso sono impressionato, ma temo che una risposta solo interna alla scuola sia quasi impossibile. Cioè, nel senso che da una parte c'è una politica che non credo, temo non sia coscientemente e stolidamente tesa a raggiungere quel risultato, ma sia passivamente, in qualche modo per moda, ma nel senso per facilità di adesione, l'onda che va, aderisca a questa logica di destrutturazione, facendosi bella con se stessa all'interno di questa, di una apertura della scuola abbassando i livelli, dimenticando che il problema è, per quanto possibile, ed è impossibile in termini assoluti in una società di classe, ma è il tentativo che si doveva fare, che si diceva una volta che andava fatto, di porre tutti o quanti più possibile nelle stesse condizioni di partenza e di godimento della scuola e dei vari diritti. Il problema non è adeguarsi a livello basso di possibilità, ma è dare a tutti la possibilità e la capacità di arrivarci. Anche a chi a casa non legge i libri giusti, anche a chi a casa non sente e non partecipa delle discussioni intelligenti, ci deve essere una capacità sociale, da qualche parte, in qualche modo, che arriva a mettere tutti il più possibile nelle condizioni di partecipare al processo ai livelli più alti possibile, perché questo permetterà un'evoluzione. E questo però vuol dire fare lotta di classe da un punto di vista globale, educativo, sociale e politico. E questo oggi è bandito. Non facendo questo, da una parte la scuola viene appiattita e dall'altra la si giustifica, la si imbelletta dicendo: vedi, non discriminiamo più nessuno. Ma non è questo, non era questo il problema. E quindi per questo temo che la risposta non possa, cioè mi fa piacere che dalla scuola parta una sorta di orgoglio, diciamo, ma non deve essere e non può essere solo nella scuola, perché potrebbe rischiare di diventare di destra, diciamo così, cioè potrebbe rischiare di tramutarsi semplicisticamente a sua volta in una riproposizione di scuola selettiva, eccetera, eccetera. Il problema è attraversare la società con questo disagio in modo forte, potente, informativo e formativo, perché la società reagisca a questo tipo di impulso.
una domanda per il professor Russo riguardo l'insegnamento della fisica e della matematica, penso soprattutto alle scuole medie superiori, che poche volte viene magari diciamo, pensato di insegnare la matematica non solo come semplice diciamo, una cosa tecnica, ma anche facendo riflettere sull'eleganza, sulla bellezza di fare una dimostrazione o di concludere non so, un processo dimostrativo per induzione o per assurdo. E questo per esempio personalmente mi è stato fatto notare di più all'università che precedentemente, quindi cioè, chiedevo non sarebbe studio fisica, no. Non sarebbe meglio farlo notare anche prima anche le persone più giovani, in modo che magari facendo notare anche questa eleganza, questa bellezza, mi viene più voglia di studiare, cioè di apprendere queste materie. E questa era la mia domanda. No, mi sembra che più una domanda, diciamo, una considerazione, un'affermazione, insomma. Io sono d'accordo, però, come dire, non lo vedrei in modo troppo esclusivo. Cioè, certo la matematica è bella, diciamo, ci sono teoremi che sono molto belli, però è anche collegata con la realtà, insomma. Cioè, si corre il rischio, diciamo, insistendo esclusivamente su questo aspetto, di vedere la matematica come un puro gioco, diciamo, di belle fantasie, insomma, perché spesso viene nascosto invece ai ragazzi il rapporto con i problemi concreti che poi hanno motivato, diciamo, la teoria matematica. Secondo me questo è un aspetto ancora più importante, insomma. L'altro poi viene quasi automaticamente, perché se uno poi studia le teorie, insomma, le capisce, si accorge anche che sono belle, secondo me, non capisce cosa voglio dire. E invece quello che succede anche nei corsi di fisica, spesso, come dire, non si ha l'idea di quali sono le motivazioni concrete da cui sono nati i problemi. Insomma, io insisterei soprattutto su questo. Non so, lei ha studiato gli assi principali di inerzia in qualche corso di meccanica, insomma, e ha idea di come è nato il concetto, chi l'ha introdotto e perché? All'inizio, cioè, no, nessuno lo dice, insomma, il concetto di assi principali di inerzia si è introdotto da Eulero in un libro che si chiama Scienza Navalis, serviva per controllare il rollio e parcheggio delle navi, insomma. Se uno capisce queste cose, capisce perché tanta matematica e fisica è stata fatta dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Francia, tutte le potenze marittime, insomma, no? E questo è un aspetto che viene completamente nascosto. Insomma. Quando uno studia la spettroscopia, per esempio, che la spettroscopia è stata fondamentale, è stata l'inizio dell'astrofisica, è stato l'inizio della meccanica quantistica, in larga misura, diciamo, non esclusivamente. Però si dimentica di dire che il primo spettroscopio è stato costruito da Fraunhofer, che era un vetraio, insomma. E il motivo per cui l'ha costruito è perché aveva bisogno di controllare le aberrazioni cromatiche delle lenti che produceva, insomma, no? E quindi aveva il problema di fare raggi rigorosamente monocromatici e di misurare gli indici di rifrazione. Quindi c'era una motivazione dovuta, diciamo, alla seconda rivoluzione industriale tedesca, insomma, il Fraunhofer è quello che ha fatto un'ottica tedesca e che ha superato quella inglese, insomma, in quegli anni, no? Ora il legame invece tra problemi industriali, problemi concreti, diciamo, i problemi teorici, viene completamente dimenticato. Secondo me questo è un problema ancora più grave di quello dell'estetico, questa è la mia personale impressione. Prima che la serata si concludesse, avremo ancora un po' di tempo. Volevo fare una domanda a voi, visto che la serata si intitola La scuola che ci vuole, mi piacerebbe che tutti noi andassimo a casa almeno con qualche idea di cosa possiamo fare, cioè che ruolo, ovviamente è ovvio che è una goccia nell'oceano, dato che abbiamo visto che la situazione è complessa, cioè non riguarda solo la scuola, riguarda anche la società, ci sono tante dinamiche contemporaneamente in azione, però giustamente possiamo anche domandarci noi nel concreto, nel nostro agire quotidiano, cosa possiamo fare, cioè, quali sono le diciamo azioni virtuose che possono servire a contribuire per il meglio. Mi piacerebbe che tornando a casa qualche spunto su questa cosa, al di là ovviamente di come abbiamo fatto finora, focalizzare quali sono le criticità della scuola, anche provare a vedere un attimo, non dico i rimedi perché mi sembra forse troppo eccessivo parlare di rimedi, però almeno qualche spunto su cui riflettere sì.
questa è una domanda difficile, insomma. Cioè io sono abbastanza pessimista, no? Quindi rispetto per esempio all'intervento precedente in cui si parlava adesso, dell'importanza di, come dire, di un movimento di massa, insomma, che non rinchiudesse la conoscenza, diciamo, in ambiti ristretti, come dire, istintivamente mi sembra molto bello, però io credo che ci sia il rischio concreto di perdere la conoscenza per i prossimi 2 o 3 millenni, in modo definitivo, come dire. Ora, se questo è il rischio, diventa anche importante conservare la conoscenza in qualche ambiente particolare, insomma, quello che hanno fatto i monaci, diciamo, nel Medioevo, insomma, no? Non si può trascurare questo aspetto, perché, voglio dire, se fra 100 anni ci sarà una piccola percentuale di persone che possiede la conoscenza, siamo sperare che il movimento politico l'allarghi, ma se non ci sarà nessuno, diciamo, non c'è più nulla da fare, probabilmente per sempre addirittura, insomma, no? Perché, e quindi secondo me io quello che avverto con maggiore esigenza è l'esigenza di trasmettere, diciamo, di non interrompere del tutto il filo, insomma, no? Cioè di trasmettere almeno una parte dei giovani, insomma, quella conoscenza, in modo che a loro volta possono trasmetterle loro, insomma. E questo mi sembra la prima cosa. E per fare questo, beh, nella scuola si può fare molto, naturalmente, insomma, no, questo è inutile. Però io ho paura che tirare troppo in alto, cioè una conoscenza diffusa, bellissima, corre il rischio appunto di mancare anche l'obiettivo minimo. E una volta avevo proposto, dico, forse come strumento si potrebbero fare delle grosse casse, diciamo, seppellirle, insomma, una certa profondità, in modo che da qualche secolo si possano fare. Ma mi hanno obiettato che non c'è più la tecnologia sufficiente, insomma. Perché mancano i metodi per conservare le informazioni, insomma, non c'è una carta che resista, le informazioni digitalizzate si perdono, bisognerebbe forse incidere nel bronzo, non lo so, però io non lo so fare, insomma. È un problema serio, insomma, beh, forse è meglio che prendere la parola da qualcuno che c'è un po' più. Allora io, in modo interlocutorio, per quanto probabilmente non interessa il mio parere, volevo leggere un altro brano che a me ha sconvolto, tratto dal suo libro, che riguarda il memorandum dell'Unione Europea, che peraltro è riportato anche all'interno tra i documenti del Ministero della Pubblica Istruzione. Ho fatto una ricerca personale e l'ho ritrovato, lo leggo. Nel circondario urbano abbondano le possibilità, le più diverse, di formarsi attraverso la vita della strada. Per formarsi a contatto con la vita della strada, qui scrive Varando, poi riprendo le virgolette. Le scuole sono di troppo. L'Unione Europea ci ha pensato e suggerisce ben altri luoghi in cui si può apprendere in modo informale. Qui ritorno nella citazione virgolettata. Sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, per avvicinare l'offerta di formazione a livello locale bisognerà anche riorganizzare e ridistribuire le risorse esistenti al fine di creare dei centri appropriati di acquisizione delle conoscenze nei luoghi della vita quotidiana in cui si riuniscono i cittadini, non solo gli istituti scolastici, ma anche i centri municipali, i centri commerciali, le biblioteche, i musei, i luoghi di culto, i parchi, le piazze pubbliche, le stazioni ferroviarie e autostradali, i centri medici, i luoghi di svago, le messe e i luoghi di lavoro. Ministero della Pubblica Istruzione, italiano. Come si fa a essere ottimisti? Però scusate, volevo moderare il pessimismo di prima. Secondo me qualcosa si può fare, cioè, voglio dire, forse l'importante è creare dei centri di aggregazione di persone, diciamo, che sono consapevoli del problema, insomma, questo mi sembra che è una cosa che si può fare, che forse in qualche misura si sta già facendo, a contribuire all'informazione, insomma, no? E credo che questa sia una cosa importante, insomma. Forse si può pensare anche a creare centri di aggregazione proprio culturali, insomma, al di fuori della scuola, tra l'altro, insomma, è un'altra possibilità, insomma, no? Tra l'altro quello che stiamo facendo stasera, però
si potrebbe fare forse in modo più sistematico. Io sono abbastanza pessimista, diciamo, sull'avvenire della scuola pubblica nel suo insieme nel breve periodo, nel medio periodo, insomma, però sarebbe importante, appunto, come dicevo prima, conservare, insomma, in qualche forma la conoscenza. Per fare questo si può fare molto, insomma, sia con iniziative esterne alla scuola, sia con a livello, non so, di associazioni, di volontariato, ma anche, che ne so, di riviste online, diciamo, le possibilità di scambio di informazioni, cercare di creare un ambiente in cui questi problemi vengono trattati, insomma, vengono analizzati e si procedono alla discussione. Rimane una serata come questa, diciamo, fine a se stessa. Mi sembra che in questa direzione ci sia qualcosa da fare. Ma prima di dire, non leggiamo un'altra citazione, perché si collegava sempre dell'Unione Europea, con quello che è stato detto prima, va ancora nel senso del pessimismo, dopo do un tocco, non dico di ottimismo, ma di accenno all'argomentazione, al problema che vorrei a posto. Sempre l'Unione Europea, a proposito dei lavori e la precarietà. Il modello tradizionale nel lavoro pagato, come il tempo pieno ed indeterminato, sembrano in declino. Le relazioni produttive e le condizioni di lavoro stanno cambiando, le grandi organizzazioni si stanno orientando sempre di più verso la flessibilità e la decentralizzazione, siamo nel 2000, queste istituzioni, scuola e Stato, restano troppo rigide per educare e formare cittadini o lavoratori per un impiego permanente, cioè proprio la denuncia chiara, aperta e determinata e l'indirizzo da dare. Boh, detto questo, perché è un po' completa, ecco, l'idea che un po' ci siamo fatti, ma è che effettivamente esiste, non ci sono ricette, però alcune cose mi vengono in mente. La prima è continuare a insegnare, continuare a fare gli insegnanti, resistere sul terreno degli insegnanti in classe. E questo può sembrare banale, ma invece secondo me è importante anche porsi come riferimento di persone che rifiutano una certa trasformazione, tecnicizzazione, informatizzazione, se vogliamo, o comunque quello che si è detto prima, diventare veicolatori, deformare completamente il nostro modo di pensare, eccetera, eccetera. La seconda questione è che io penso, ma anche agganciandomi a quello che diceva Lucio Russo, io penso che la questione di oggi non è sulla scuola, non è tanto come dire, poter invertire la rotta, riconquistare, o si tratta di un lavoro in un certo senso più modesto ma molto importante, diffondere, discutere, riportare queste discussioni, tenerle altre, anche più o meno di nicchia che sia. Io credo che sia molto importante, perché all'interno del preservare la conoscenza, la cultura, il patrimonio dell'umanità, come si diceva prima, un po' modello di monaci, c'è anche questa parte, preservare l'idea di scuola, preservare queste idee, cominciare a demolire le argomentazioni degli altri. Per esempio, anche prima mangiavamo un boccone, si diceva di come quando ci spiegano di programmare per competenze. Beh, qui secondo me ci sono delle operazioni abbastanza semplici da fare, quindi cosa vuol dire? Ah no, però non so perché. No, spiegami concretamente, cosa vuol dire? Adesso spiegami cosa vuol dire programmare, cosa sono queste come questo? Ma questo è vuoto, ma questo è niente, ma cosa significa? No? Cioè contrastare su questo livello, che può sembrare poco, ma in realtà secondo me è molto, perché dietro c'è il nulla. C'è davvero il nulla. Un bambino mi ha raccontato, un maestro a Roma, che faceva un colloquio con una maestra che è tutta infatuata, era lì, che diceva: perché imparare ad imparare, perché è importante che il bambino non solo faccia imparare. E lui rappresenta un bambino lì. Il bambino a un certo punto si volge: ma imparare non significa niente. Infatti non significa niente. Cioè, voglio dire, è importante nella vita che uno abbia acquisito degli strumenti per imparare lui stesso, eccetera, eccetera, ma così, presa nel vuoto,
Queste formule, secondo me, possono cominciare a essere smontate, però è vero che non basta questo livello che è individuale, perché siccome sono d'accordo poi più in generale nell'inserirlo nella società, ma anche semplicemente per la scuola, che deve essere un po' organizzato, deve essere a livello di una lotta di classe se vogliamo, allora sì, bisogna organizzarsi in associazioni, in comitati, in diffusioni, in conferenze come stasera, eccetera, eccetera. Per esempio, proprio perché io ho colto, perché abbiamo colto con il Manifesto dei 500 questa associazione che esiste tra l'altro dal 97-99, a due anni in cui si chiama Appello in difesa della scuola elementare, poi diventa Manifesto dei 500, è una delle associazioni che ha fatto un po' di più, come tante altre, voglio dire, la storia della resistenza alle riforme in tante tappe. A un certo punto ci è sembrato proprio di cogliere che ci fosse un terreno su cui si possono finalmente aprire queste discussioni. Adesso per esempio a Torino stiamo pensando di fare in primavera un primo ciclo di una cosa che è buttata lì, ma non so se si chiamerà così. La prima idea era di chiamare degli incontri di tipo seminariale, conversazioni pedagogiche controcorrente. Proprio nel senso di conversazione, di discussione su questi temi, le competenze, i DSA, l'imparare ad imparare, la pedagogia, queste cose qua, ecco. Cominciare a dirle, secondo me, si può fare a un livello che solo 2 o 3 anni fa era inimmaginabile, non tanto perché non ci fossero le persone che magari dentro di loro vivevano un disagio, ma perché una serie di persone, anche di cultura, o accademici, o come ho detto prima, medici, psicologi, cominciano a sollevare questi problemi, ad essere disponibili a criticarli, a parlarne, a tirarli fuori. Pur con dei limiti, c'è stato un appello un anno fa di professori universitari per ritornare all'insegnamento dell'italiano, non so se l'avete seguito questo appello, e segnalava un problema effettivamente. Poi c'era in mezzo anche magari qualche passaggio che si poteva discutere, ma quando 600, mi sembra fossero, docenti universitari italiani sollevano un problema, vuol dire che c'è un terreno per lavorarci, secondo me. E quindi nell'ambito di quello che poi si può fare, serate come stasera, e poi riportarle nelle scuole, e poi andare avanti con delle iniziative, delle associazioni, con dei gruppi online, con delle discussioni, eccetera, eccetera, secondo me cominciano a fare qualcosa. Tant'è che noi abbiamo già una prima risposta, diciamo così, della controparte, se vogliamo, no? Quando Lucio Russo prima diceva che in questo incontro di oggi o di ieri a Bologna, un ispettore, un ex responsabile di ispettori, è portato a dire: sì, effettivamente le competenze vanno bene, ma non vanno slegate dalle conoscenze. In realtà non è che lui voglia ritornare sul terreno delle conoscenze, secondo me, poi non lo conosco personalmente, non è che la pedagogia o il Newr voglia ritornare sul terreno tra virgolette sano, ma è che cominciano a sentire che la critica, la contestazione, il disagio, l'applauso che scoppia quando uno in sala dice una cosa di un certo tipo, eccetera, eccetera, li mette a disagio. E quindi anche loro, voglio dire, e concludo, anche loro hanno le loro difficoltà. Se ci pensiamo, tutto quello che è passato in questi più di 20 anni, 25 anni di attacco è tantissimo, e tutto sommato però esiste ancora una struttura, una esistenza della scuola italiana. Pensate anche solo a certe operazioni come quella del bonus del merito, devastante, d'accordo, devastante. Poi alla fine cosa hanno fatto? Da per certi versi è anche ridicola, ripeto, è contemporaneamente devastante, non solo per dire che quella roba lì non ha lasciato tracce, eccetera, eccetera, ma c'è una parte anche ridicola, la chiamata diretta, c'è una parte che è devastante, pericolosa, eccetera, eccetera, e c'è un'altra parte che è diventata ridicola, persino i presidi, che non sono i rivoluzionari, però
sanno benissimo e criticano e contestano queste cose anche per come si sono realizzate, per come poi sono state messe in atto, eccetera, eccetera. Ora, non c'è nulla di, come dire, incoraggiante in tutto questo, ma secondo me è semplicemente il segnale che si può lavorare, che si deve lavorare su queste cose, che si possono contestare, perché siccome non c'è niente dietro e comincia a esserci un disagio, e non solo un disagio, attaccarle, smontarle, chiederne conto è più possibile che 5 anni fa che 10 anni fa, ecco. Sul collegamento con tutto il resto, sì, cioè, sono perfettamente d'accordo con tutto il resto di quello che succede nella società, però poi vedremo anche cosa matura. Ci sono anche delle ondate poi di mobilitazioni, di cambiamenti, di cose. Qui è tutto collegato, però intanto cominciare a preservare una parte nella scuola, preservarci noi, ecco, è già una cosa molto importante. Io vorrei fare un breve intervento da qui perché non ho voglia di scendere. E spero, fammi sentire, intervengo come ex insegnante che ha insegnato nelle scuole medie e nel liceo per lavoratori studenti, quindi nelle scuole dove bisognava garantire la qualità e contemporaneamente garantire la democrazia dell'acquisizione. Per cui per me sono due elementi che vanno assolutamente insieme. Sono anche militante di un sindacato, il sindacato COBA della scuola, che si batte da sempre contro queste cose, e vorrei ricordare un numero: 490.000 italiane e italiani hanno votato il referendum contro la buona scuola, dato che adesso è completamente dimenticato perché non siamo riusciti ad arrivare ai 500.000, però sta a indicare quanto malumore dopo un grande momento di unità, quanto bisogna tornare a combattere in ogni luogo la legge 107, perché è il concentrato di legge di tutto quanto è stato detto stasera, della svalutazione della teoria che è completamente svalutata. Si dice che bisogna trovare gli insegnanti che sono dotati di buon senso e che possono contribuire a elevare gli altri, il disprezzo per l'aggiornamento reale e l'alternanza scuola-lavoro inserita come elemento di valutazione contro ogni, diciamo, importanza culturale e contro ogni rapporto reale tra la prassi lavorativa, che tra l'altro non esiste, e il discorso che in realtà sta andando avanti, che è emerso anche in parte, è il discorso economico. Il discorso, si vuole tagliare la scuola. I dati proprio di COBA dell'ultimo sciopero dicevano che 5 anni fa, 10 anni fa, dalla scuola veniva investito il 13% del PIL, oggi è l'8%, quindi una riduzione continua di quello che è l'investimento nella scuola, e contemporaneamente il problema che qui non sto accennando, il fatto che la scuola italiana, oggi come quella europea, ha anche il problema dell'integrazione, che io considero fondamentale, dei figli, delle lavoratrici e dei lavoratori che vengono da altre parti del mondo. E quindi io sono non per la preservazione della cultura astrattamente, perché la cultura, io insegnavo anche filosofia, quindi la cultura è stata anche maschile di classe. Quando la si rivisita bisogna anche far parte a quelli che cultura non ha prodotta, ma non hanno mai trovato posto nella cultura ufficiale, a cominciare dalle donne, a cominciare dagli schiavi che sono stati accolti soltanto in alcune scuole filosofiche, le donne non potevano partecipare alla elaborazione filosofica. E quindi quando si parla di cultura, di scuola, di scienza, io ho in mente che una cultura, una scuola, una scienza che non va preservata così com'è, ma va in maniera dirompente e deve aprirsi verso tutti, in tutte e tutti i nuovi soggetti che hanno prodotto cultura mai riconosciuta, e che soltanto in questo modo si può veramente fare della scuola un momento di unità. E poi bisogna ridurre il numero di alunni e alunni per classe, perché questo è un elemento fondamentale. La mia esperienza, la mia quarantennale me lo insegna, che laddove c'è un numero di cui dovrebbe essere 15-16 oggi, con tutti i problemi che ci sono, perché con 15-16 si può garantire a tutti la cultura, si può risolvere i problemi emergenti e si può anche fare veramente un'azione democratica, altrimenti sono tutte chiacchiere. Quindi io non sono per la preservazione stretta, perché la cultura
si deve aprire a tutto e deve essere garantita al massimo livello, ma il massimo livello presuppone anche che bisogna parlare di soggetti che nella cultura ufficiale sono stati silenziosi ma hanno prodotto cultura. Sì, non mi sembrava che si parlasse di preservazione stretta, quindi... No, io ti ho sentito anche okay. Non sono contraria a tutto il discorso scientifico, però io sono favorevole anche alle rotture, cioè all'apertura di nuove dimensioni che stanno emergendo e fanno parte anch'esse della cultura. Va bene, c'erano anche altri interventi prenotati, se vuoi fare. Visto l'orario, invito anche a rimanere un po' conciso. Cioè, bene. Quasi l'ora di tirare fuori i materassi. Comunque, direi che è un fatto positivo, perché a un certo punto, finché si può almeno, e spero di non. Cercherò di essere il più breve possibile. Perché negli interventi precedenti, negli ultimi, e anche in questo ovviamente, sono stati presi in considerazione dei problemi enormi, e d'altronde siamo qua proprio per questo, perché la scuola è diventata un problema enorme. Però in particolare io mi riferisco ad alcune persone che sono uscite e hanno usato certi termini, e in particolare appunto lei ha parlato di storia della scienza, e questo credo che sia veramente formativo e trasversale nei confronti delle discipline, perché per quanto riguarda la storia della scienza, il coinvolgimento di persone che appartengono ad un'altra, come dire, ottica culturale, in particolare le materie umanistiche, ecco, il coinvolgimento storico c'è sempre stato e ha dato i suoi frutti e i suoi prodotti. E secondo me, mi pare che sia uno studente, lei no, che ha parlato di bellezza. Ecco, io non sto dicendo non sono d'accordo, perché non è questo il modo di discutere. È, diciamo così, se si usa la dialettica, quella veramente, diciamo così, corretta, in cui si riflette assieme, non per far prevalere un pensiero, ma si riflette per arrivare a una comprensione reciproca. Questo dovrebbe essere fatto anche a scuola, oltretutto. Ecco, dico che a me il problema che è stato posto da questo studente di fisica, io lo ritengo importante e fondamentale. Vabbè, uno potrebbe dire, lo ritieni tu, a noi non interessa. No, dico così perché effettivamente questo problema della bellezza, no, mi sembrerà banale, e invece secondo il mio punto di vista non è assolutamente banale, lo trovo, no, proprio nella trasversalità di tutte le discipline. Un aspetto, e quantomeno mi sembrerà paradossale, ma un aspetto che unifica invece. Certo, bisogna anche aprirsi un pochino, aprire le nostre prospettive al fatto che il discorso della conoscenza non è solo e pura razionalità o non è solo e puro empirismo. E qui abbiamo, diciamo così, nel Novecento delle correnti filosofiche che parlano di questo, che hanno analizzato fino in fondo, che si sono anche divisi. Ma questa divisione ha portato a delle, diciamo così, revisioni che erano impossibili se effettivamente non si fosse pensato, no, in un modo più ampio. Per esempio, pensate al Circolo di Vienna, pensate a Schlick, pensate a Reichenbach e così via. Allora, il problema è anche questo. Un problema che non è mai stato risolto, mai stato magari affrontato bene, e i tentativi ci sono stati negli anni 70, è il problema delle due culture, che è stato accennato anche qua, il problema delle due culture. E io
così, da questo punto di vista, uso un termine che nella scuola viene considerato fondamentale, la conoscenza del metodo. Però che cosa si intende per metodo? Allora io propongo, come dire, diciamo, una individuazione, non una definizione totalizzante, perché è impossibile. E poi sul metodo non si possiede neanche per tutta la vita, però bisogna andare in quella direzione. Dal mio punto di vista, metodo, e volevo sentire anche il parere, diciamo così, perché mi sembra che per quanto riguarda la formazione, la crescita sociale, individuale, soggettiva della persona sia, diciamo così, un'entità fondamentale. Che cosa intendo io per metodo? Intendo la capacità, e non solo di colazionale, ma anche emotiva, perché qui, in questi problemi nei quali si studia per esempio l'universo, partecipa tutto il nostro essere, tutto partecipa, e non solo quella parte razionale che dà ordine, è una bellezza razionale, una bellezza strutturale, su questo sono perfettamente d'accordo, partecipa tutto. E proprio per questo, allora, per me metodo vuol dire essere in grado quantomeno di inserirsi in un dibattito dialettico, veramente dialettico, confrontando situazioni che all'inizio sembrano completamente diverse, che sembrano appartenere a campi che non hanno nessuna interazione. E invece poi qual è appunto uno dei, diciamo così, dei criteri o uno degli aspetti più significativi e meravigliosi, anche dico, oltre la bellezza, è quello effettivamente di riuscire a scoprire che in questa situazione si riesce nella riflessione e nella reciproca ricerca, non vedere chi arriva primo e chi è più bravo, perché questo distrugge il rapporto fra le persone, distrugge completamente. Vedere effettivamente, scoprire che due cose che sembravano completamente, anzi magari contraddittorie, si scoprono delle analogie che sono fondamentali. E questo per secondo me è un aspetto di bellezza molto significativo che può unificare. Certo che è faticoso, sono perfettamente d'accordo. Bisogna avere la capacità di rimanere all'interno della propria emotività, che quella c'è, meno male che c'è. Bisogna essere in grado di autocontrollo, bisogna essere in grado di rispettare colui col quale si dialoga. E questa non è formazione. E allora, se si parla di metodo, discorso sul metodo poi, quanto riguarda Cartesio, bisogna mettersi in quest'ottica. E la bellezza, secondo me, è un aspetto fondamentale che va scoperto. Molti dicono che la bellezza appartiene all'arte. Datemi una definizione di bellezza che permetta di affermare quello che si dice. Buonasera, io insegno nella scuola professionale, una scuola edile, per cui non solo scuola di classe ma proprio di categoria, e non è stato accennato anche alla legge che ha differenziato la scuola di Stato dalla formazione professionale e che l'ha trasformata in una scuola di competenza regionale, che quindi ha anche frazionato da tutti i punti di vista la programmazione, il tipo di percorso in queste scuole. E condivido tutto quello che è stato detto questa sera e lo riscontro tutto sommato anche nella scuola dove insegno io, e dove c'è un problema di conoscenza. La scuola professionale, perlomeno in Lombardia, è proprio il parco giochi della faccenda delle competenze. Io penso di aver visto decine di migliaia di slide di professionisti, delle competenze e di
fatto nessuno, nemmeno dei docenti tecnici, è mai riuscito poi concretamente a capire di che cosa si trattasse e dove volessero andare a parare poi questi progetti. Però secondo me è importante anche un lavoro di autocritica dal punto di vista della classe degli insegnanti. Si sta facendo un enorme lavoro adesso a livello provinciale, a livello di ufficio scolastico, per dirigere gli studenti che non riescono a raggiungere la fine del percorso già negli istituti tecnici, anche nei licei, perché si rivolgono verso la scuola professionale, verso la formazione professionale. Se mi sembra interessante l'appello dei docenti universitari che dall'alto lanciano l'allarme sia scaduta la lingua italiana anche a livello universitario. D'altra parte però penso che ci sia anche da sotto un'esigenza che non può essere trascurata e che è quella di capire veramente. Io credo che nella formazione, davvero nella formazione di base e nella formazione professionale, questo sia molto evidente, cioè di capire che cosa si vuole fare della scuola e della formazione, e secondo me proprio della cultura. E io credo che molti insegnanti non sappiano dare una risposta a questa domanda. Io penso che questo sia un problema molto, molto grave è un problema che secondo me va affrontato, un problema su cui bisogna confrontarsi. Nelle nostre scuole, per esempio, arrivano molti ragazzi che non sanno scrivere in stampato maiuscolo sulla riga, che non hanno dei problemi di tipo cognitivo. Ci sono molti stranieri che vengono indirizzati verso le nostre scuole dalle scuole medie semplicemente perché non parlano bene l'italiano, ma avrebbero diritto a percorsi molto diversi. E quindi credo che l'erosione delle competenze intellettive a cui faceva riferimento prima la scuola non sia da attribuire solo al fatto che la qualità della scuola sta scadendo, ma in generale proprio a come la società in questo momento sta funzionando. E io credo che la scuola in qualche modo debba dare delle risposte, altrimenti diventa necessariamente una scuola selettiva, e secondo me è molto importante perché la società sia veramente una società democratica, che la scuola sviluppi delle risposte intelligenti e non autoreferenziali. Ci sono domande ancora? I problemi sono veramente tanti e complessi, nel senso che, per esempio, quest'ultimo intervento della scuola deve dare delle risposte. Certo, la scuola dovrebbe dare delle risposte. Io penso che, come è stato descritto anche adesso, il processo della disgregazione della formazione professionale, della frantumazione, eccetera, riguarda in questo caso specifico un settore che è stato regionalizzato in parte, eccetera, eccetera, però riguarda proprio più in generale la destrutturazione del sistema. E noi possiamo fare molto per animare la discussione, per contestare. Per esempio, sull'intervento è stato perfino fatto dall'insegnante dei COBAS, che sono d'accordo, mi viene in mente di come fino a qualche anno fa, ma pochi anni fa, tutta la discussione sulla scuola, tutte le battaglie contro le riforme erano principalmente centrate sulla questione dei tagli, che è una parte importante, sono d'accordo, ma in realtà il processo che è quello che comincia anche prima, che Lucio Russo descrive da segmenti bastoncini, che è un processo in profondità sulla cultura, sull'insegnamento, sui saperi, sulle conoscenze, eccetera, eccetera,
viene fuori adesso per la prima volta, per la prima, non primissima voglio dire, ma comincia a essere di tanti adesso. Guardate che questa discussione qua di stasera, con questo tipo di platea, nel senso di numero di persone che partecipano, con la riforma Berlinguer, Moratti ancora di più, Gelmini ancora di più, eravamo qui a parlare di questioni di tagli, di tagli, di tagli, che era una parte importantissima. Tutta la questione, tra virgolette, ideologica, di contenuti, di sapere, eccetera, viene fuori adesso ed è importante che venga fuori. Il che però non vuol dire, secondo me, questo non dobbiamo neanche illuderci della nostra funzione, perché nel momento in cui è stata destrutturata, e anche qui rispetto a quello che diceva la collega prima, sì la legge 107 per carità, la prima che deve essere abrogata, eccetera, ma la chiave è l'autonomia. La chiave è l'autonomia. L'inizio. No? Allora, quando hai fatto un'operazione di destrutturazione così grande, noi possiamo fare molto, ma non possiamo illuderci che noi così, senza un movimento di massa, senza un governo che rappresenti qualcosa di diverso, magari anche solo che venga obbligato a prendere dei provvedimenti, senza un collegamento con altri provvedimenti, si possa invertire la marcia. Si può fare qualcosa per spiegare, per resistere, anche per incidere. Però effettivamente è stato destrutturato molto, e per cui la scuola deve, ma la scuola in realtà dovrebbe, perché quando manca la struttura manca qualcosa veramente di decisivo. Per esempio, gli insegnanti, finché c'è una struttura che tiene un programma nazionale, poi devono comunque rapportarsi con quel programma nazionale. Parlavo per esempio in rapporto alla libertà di insegnamento, no? La libertà di insegnamento all'interno di un programma nazionale è l'esaltazione di un principio anche costituzionale di libertà culturale, di sviluppo, di confronto, eccetera, eccetera. E realmente la libertà di metodo, la realtà anche in parte di contenuto, è finalizzato a qualche cosa. Se io tolgo il programma nazionale, resta solo più la libertà di insegnamento, a un certo punto può diventare addirittura la libertà di non insegnamento, perché non ci sono più gli esami, non ci sono più nessuna forma di controllo interiore, interno al sistema, non c'è più il programma nazionale, non c'è più il bordo, è l'esplosione totale, è il caos. Ed è un po' quello a cui siamo confrontati. Nelle scuole si vedono dislivelli pazzeschi, enormi. E questo secondo me si può contrastare con l'associazione eccetera, ma non sarà mai sostitutivo di una struttura che è stata fatta un po' mancare. Un aspetto, e chiudo, molto particolare della marginazione, perché mi rendo conto del problema che è stato sollevato un po' in diversi interventi, quello di dire attenzione, anche prima si dice attenzione a lavorare per non scivolare a destra, nel senso che per preservare una cultura a un certo livello eccetera lascio indietro gli altri, cioè i problemi sono complessi effettivamente, quindi non siamo qui con la bacchetta magica e non è la soluzione quello che sto dicendo, però certamente nella causa, o perlomeno una causa molto grossa, quello che dicevo prima della scuola elementare è fondamentale per tutti, in particolare per quei ragazzi. Quello che avviene adesso in questi anni in prima elementare determina già quei ragazzi lì, e in particolare quei ragazzi lì. La rinuncia totale al corsivo, all'insegnamento dello leggere e lo scrivere, lo spostamento, lo sapete per esempio che dalla Moratti in poi, ma era già un'idea di Berlinguer, non so chi lo sa perché non so neanche se i maestri si rendono conto, ma poi in realtà anche inconsciamente fanno questo, L'insegnamento del leggere e dello scrivere è stato spostato in seconda elementare come obiettivo. Forse neanche i maestri lo sanno ufficialmente, ma se ci riflettono, nella pratica si è scivolati nell'accettazione di questo. O perché il corsivo si fa dopo, molto dopo, o perché comunque si accetta che non c'è nessun motivo, ho fatto 29 anni e mezzo, non c'è nessun motivo per cui il 95-98% dei bambini di una prima elementare, parlo anche di prime difficili, non debbano arrivare a Natale che sanno leggere e scrivere, non c'è nessun motivo. Eppure si arriva anche a maggio, a giugno, eccetera, eccetera. Questo è, e questo determina tutto dopo. Quindi cosa si può fare? Beh, il sistema non lo posso cambiare, però la battaglia per la riconquista dei programmi nazionali. Io quando sposto questo problema al Ministero, mi è stato risposto,
da un funzionario del Ministero di Pedagogia e dirigente scolastico, e no, ma tutte le ricerche vanno nel senso di dire che ma le ricerche sono tutte delle cose. Allora noi dobbiamo contrastarle sul piano ideologico, del pensiero, insomma, dell'elaborazione pedagogica, eccetera, eccetera. Contrastarle nella pratica, là dove è possibile, però certamente l'assenza della struttura che era il programma nazionale che diceva in prima elementare bisogna imparare a leggere e scrivere, faceva in modo che insomma tu entri in classe, fai un po' quello che vuoi, hai la formazione che vuoi, hai fatto il magistrale, non hai fatto il magistrale, eccetera, però tirati sulle maniche e cerca di insegnare. Dopodiché usa che metodo vuoi, cosa vuoi, fai cosa vuoi, però cerca di insegnare. Se io ti dico che puoi anche non farlo, se io ti tolgo tutto quello che ho detto prima di matematica, eccetera, eccetera, dopo recuperare quei ragazzi lì, quando arrivano alle superiori, mi diceva giustamente, chiudo, un maestro che poi adesso è passato alle superiori, che mi raccontava un mio amico, è arrivata la mamma e dice, in prima superiore, ma lei pretende che mio figlio scriva in corsivo, ma mio figlio non scrive in corsivo dalle elementari, ormai dalla quarta elementare l'hanno completamente dispensato questa cosa, non so se aveva una certificazione, no, comunque lei, no, ma il suo figlio può riprendere, impara il corsivo, eccetera, eccetera. No, ma perché prima, perché l'anno non l'hanno fatto. Signora, quando tra 4 anni andrà, tra 2 o 3 anni andrà a firmare qualche cosa, un contratto di lavoro in banca, e firmerà in stampatello, sa cosa penseranno? La signora si è svegliata di colpo. Questa è la condanna di quei ragazzi. Quindi cosa si dovrebbe fare? Più o meno penso di averlo detto. Cosa possiamo fare? Più limitato, però facciamo. E diciamolo, raccontiamolo, quando uno viene a dire non si può, non si può, no, guarda, si può. Un'osservazione banale, tra l'altro non sono sicuro di sapere come stanno le cose, però a proposito del corsivo dello stampatello, cioè, mi sembra che in Finlandia qualche anno fa avevano deciso di abolire non solo il corsivo, ma anche la scrittura con la penna, lasciando solo la scrittura digitale. E poi ho letto, questo non sono sicuro, che sono tornati indietro, hanno deciso di riprendere la penna. Quindi qualche ripensamento c'è, mi sembra che questo dia qualcosa. C'è anche più di uno studio, peraltro uno mi è stato citato nel suo testo, che avvalora l'ipotesi secondo la quale la crescita dei disturbi cosiddetti sia legata al venire meno dell'uso del corsivo. Assolutamente. Sì, sì, ci sono diversi studi da questo punto di vista. Adesso io evito davvero di schematizzare, di dare delle, perché non ci credo alle, come dire, alle spiegazioni meccaniche di tutto, però io vedo che ci sono classi, perché ne ho tante, ci sono classi, insegnanti e scuole, per esempio nella mia, il fenomeno della dislessia è molto molto contenuto. Ce ne sono altri dove vanno a caccia del dislessico, creano il dislessico, dopo certificano, fanno batterie di quiz, di test per trovarlo fin dalla prima elementare dove manco si può ancora, tra virgolette, diagnosticare, e beh, poi certo che ce l'hai. Ci sono classi dove abbiamo 9-10 certificati di questo o di altre cose, e classi dove passano 4 cicli, la maestra fa 4 cicli e non ne ha mai uno, ne ha uno o due, ma insomma qualche motivo ci sarà anche, no? Non è colpa dell'insegnante in questo caso, anche se anche l'insegnante ha la sua responsabilità, ma mancando la struttura, il riferimento e essendoci questa pressione continua a scavalcare determinati contenuti, determinati insegnamenti, determinate cose, poi ci ritroviamo i problemi che esplodono. Abbiamo toccato un altro dei problemi, in effetti, suggeriva il professor Gianfan prima nella scaletta che ci aveva dato per mail, cioè quella della sanitarizzazione. Diciamo, adesso è troppo tardi per parlarne, però invito chi non l'ha fatto a leggere il libro del professor Varato su questo, perché per me è stato illuminante. Io finirei. Va bene, io ringrazio gli ospiti e il pubblico convenuto e teniamo alta l'attenzione su queste cose per quanto possibile. Grazie a tutti.